Ok, buonasera a tutti, bentornati sui nostri canali. Questa sera cosa andiamo a fare? Abbiamo più tardi la prima parte, la prima semifinale del nostro quizzone targato TGP. Adesso da qua alla fine della partita della nazionale parleremo un po' della partita, ce la guardiamo di sfondo e daremo i voti al mercato, così tutti assieme un po'. Giocheremo assieme a dare i voti, guarderemo cosa hanno fatto le varie squadre e ricapitoleremo assieme il mercato. Intanto vado a presentare gli ospiti, parto da Marco, nostro membro della redazione, quindi ciao Marco. Buonasera a tutti ragazzi, grazie di essere qua. Passo all'altro membro di TGP, quindi ciao Danilo. Ciao amici, ciao. E i nostri due ospiti che andranno a rappresentare Inter e Atalanta. Ciao Francesco. Ciao a tutti ragazzi, sono molto contento, molto gasato, sono anche un po' impaurito perché secondo me qua il livello è alto, quindi vediamo un po'. Bene, vedremo. E ciao Mattia, conosciuto anche come Sergei, ovviamente. Buonasera a tutti. Bene, io direi che a questo punto, visto che la nazionale è ancora all'intervallo, 1-1, Chiesa e chi ha segnato? Iliev dell'Ascoli. Importante. Tra l'altro oggi ci giochiamo il 35esimo risultato utile consecutivo, no? Sì, quindi sì. Forse è la cosa più interessante di questa partita. E direi di gettarci subito sul calciomercato, di andare subito a dare i voti. Vediamo se riusciamo a darli a tutti, proviamo. Quindi partiamo subito, direi, con l'Atalanta. Bene. Non so, Marco, dici qualcosa su questo mercato dell'Atalanta, dai, ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Musso, Gollini, che dopo facciamo intervenire anche Mattia. Sì. Molto rapidamente do un bel lotto all'Atalanta. Chiaramente la perdita di Romero è una perdita importante, essendo forse il miglior centrale della scorsa stagione, però prontamente sostituito da Demiral, che se fisicamente sta bene, secondo me può rimpiazzarlo al meglio, e Lovato, che è nato per giocare in un sistema di questo tipo. Poi, onestamente, Musso è un portiere di assoluto valore, hanno preso Koopmeiners che è un giocatore fortissimo ed era quello che mancava un po' a centrocampo, quindi per me 8 pieno all'Atalanta. 8 pieno, bene. E facciamo che lasciamo l'Atalantino per ultimo, così creiamo un po' di hype per il suo commento. Francesco, te cosa ne pensi del mercato dell'Atalanta? No, allora, a me è piaciuto molto. Diciamo che sono anche d'accordo con Marco con il voto. Io stavo pensando, mentre lui stava dicendo il voto, io darei 8. Lui poi ha detto 8, quindi ho detto do 8 anch'io. Voglio essere un po' più cattivo forse di Marco, do 8 meno perché secondo me Koopmeiners si poteva prendere prima. Cioè, te l'hai portato avanti un mese e mezzo, tutta l'estate l'hai rincorso, alla fine lo prendi a 14 milioni, quindi di cosa parliamo? Cioè, fosse andato via a 18, 17, allora io avrei capito il tentennamento. Poi alla fine, anche comunque il giocatore voleva andare via. La società si è ritrovata anche che le alternative, i vari Torsby, i vari Amrabat, comunque costavano, non erano a livello. Koopmeiners ti prende un giocatore molto interessante, polivalente, pieno di gol nei piedi, un giocatore che può fare molto bene in Serie A. E secondo me, se lo prendevi inizio mercato o comunque prima di iniziare il campionato, avresti fatto secondo me un 8 pieno. Così lo scambio Musso-Gollini, secondo me è un upgrade. Anche se Gollini a me piaceva molto, ma Musso per me è il portiere del futuro e del presente del campionato italiano, molto forte. Demiral può essere perfetto per il sistema Atalanta, forte fisicamente, mena, ha un buon passo. Quindi io credo, a parte il discorso infortuni, credo che per le cifre, anche per i 28 milioni che ha speso in prestito l'Atalanta, è ottimo per cambiare Romero, che ovvio è più forte, però ha potenzialità. Zappa Costa, non bisogna sottovalutarlo, secondo me Io l'ho dimenticato probabilmente. colpaccio Zappa Costa. E per chiudere, piccoli come cambio in attacco, tanta roba.
tanta roba. L'Atalanta è un'ottima squadra. Per i sostituti alla fine si è mossa bene per me. Quindi mi è piaciuto molto. Bene, mentre la nazionale torna in campo, andiamo da Danilo per il suo commento e poi quello più atteso dell'Atalantino. Quindi vai Danilo. Io do 7,5 perché non sono un fan del perdere giocatori chiave, titolare e sostituirli con gente come Demiral e Lovato. Cioè, per quanto io sia un fan di Demiral, non penso che quest'anno possa sostituire Romero. E mi fido di Mattia quando parla del cambio Collini-Musso, che lui è un grande fan di Collini e quindi dico che anche là è un downgrade. E invece Cook Miners a 14 per me è, cioè, incredibile, perché pensavo che almeno qualche altra squadra più blasonata provasse a prenderlo anche per una ventina o giù di lì. La invece Roma. Piccoli che torna dal prestito, per me io spero vederlo molto più titolare anche quando deve fare il turnover per la Champions, e quindi ci punterò anche al fantacalcio per forza. Bene, è il tuo momento Mattia, commento libero, dici tutto quello che vuoi. Allora, io sono tra il 7 più circa, sì, un 7 più. Allora, innanzitutto cosa serviva? Serviva un esterno di riserva per far rifiatare Gosens, per giocare la Coppa Italia, perché alla fine se starà fuori Gosens gioca Mele a sinistra, quindi Pezzella va bene per le 3-4 partite all'anno che dovrà fare. Pezzella va bene. Serviva un difensore proprio di numero, perché Caldara è andato via, Sutalo è andato in prestito, quindi ottimo Lovato, che se glielo chiedevi a gennaio ti sparavano 25 milioni, abbiamo preso 8,5 più 2, 8,5 più 3, quindi Sartori come al solito gli paga il giusto. Poi cosa serviva? Serviva un centrocampista, Cook Miners, io non l'ho mai visto giocare, ho visto qualcosa in giro, però secondo me è ottimo, almeno da come ne parlate anche voi. Sono d'accordo con Francesco che diceva che andava preso prima, però alla fine l'hai pagato 12 più 2, e secondo me è un gran prezzo, quando partivano anche loro da 18 più 2 di bonus, portarlo via 12 più 2 è un affare. Sul cambio Musso-Gollini, come mi ha anticipato Danilo, parlerà il campo, perché appunto Musso in porta tra i pali è sicuramente meglio di Gollini, che comunque era molto affidabile. Quello che mi fa paura è nelle uscite, sia in area che soprattutto fuori area, perché giocando così alta l'Atalanta, uomo su uomo, Gollini si ritrovava a fare il libero molto spesso, e nell'accorciare in avanti, anticipare la giocata, era forse il miglior portiere del nostro campionato, sì, anche sì, perché è uno dei pochi che doveva giocare così alto. Per il resto molto bravi a sostituire Atebur infortunato subito con Zappacosta, prima di ritrovarsi come l'anno scorso con De Paoli, Moica e Piccini mai visto, e dover far giocare Ruggeri contro l'Inter in campionato e il Liverpool in Champions. E bene Demiral, le cui unica incognita penso sia fisica, perché ha avuto dei gravi infortuni, però arriva all'Atalanta già più forte di come era Romero l'anno scorso quando è arrivato a Bergamo. Quando è arrivato a Bergamo l'anno scorso pensavo che fosse il solito favore che facevamo alla Juve, e invece si è dimostrato forte, fortissimo. Mi dispiace che sia andato via, però spero che Demiral possa sostituirlo alla grande. Ottima operazione anche quella, perché 2 milioni per il prestito, 25, 28 per il riscatto, non ricordo. Però se fa bene un investimento azzeccatissimo, altrimenti. E poi Piccoli che sostituisce Lammers, ma penso giocherà molto di più di quello che ha giocato Lammers l'anno scorso. Già la prossima con Zapata infortunato e Muriel anche lui infortunato, dovrebbe già giocare titolare con la Fiorentina. Quindi comunque siamo tra il 7 e l'8, quindi ottimo mercato direi a questo punto dell'Atalanta. Come al solito. Mezzo, se fosse arrivato un altro attaccante, perché alla fine Gomez non l'hai mai sostituito. Però numericamente siamo giusti là davanti, inutile prenderne un altro che non fosse davvero forte, o il Boga di turno, oppure è meglio restare così. Sì, anche perché ci aspettiamo comunque che Miranchuk faccia più parte del progetto e sia... Miranchuk a me, secondo me, ha grandissimo potenziale,
però lo vedo sempre spaesato quando entra in campo, non si è adattato al calcio italiano. Sì, è il giocatore russo in Italia, sempre così, una cosa impressionante. Però generalmente comunque l'Atalanta fanno l'anno di adattamento di solito c'è, quindi sicuramente sarà interessante vederlo quest'anno Miranchuk cosa potrà fare. Speriamo, perché credo molto in lui, però... Bene, allora direi che possiamo chiudere il capitolo Atalanta, passiamo al Bologna, vediamo se c'è qualcosa da dire oltre ad Arnautovic. Vi è piaciuto qualcun altro, a parte l'affare Arnautovic, che sicuramente è un bel colpo anche di blasone per la piazza? No. Parto sempre io? Sì, vai Marco. Come vuoi. No, sono super rapido, tanto. Se mi avessi chiesto il voto il 30 agosto avrei dato un voto sufficiente, adesso do un voto insufficiente. Avrei dato il voto sufficiente semplicemente perché sono 3 anni che Mihajlovic chiede un centravanti, il centravanti è arrivato, non è un grande bomber, però comunque è un giocatore di spessore e può far bene, quindi Arnautovic. Però il Bologna aveva un difetto enorme, neanche piccolo, enorme, la difesa, che è imbarazzante. Hanno venduto l'ultimo giorno di mercato il miglior difensore in rosa, ma di 3-4 spanne, e non l'hanno sostituito. Quindi per me il Bologna può fare tranquillamente 60 gol e prenderne 75, quindi sufficiente, un 5,5 per Arnautovic, ma altrimenti mercato un po' inutile, diciamo. Sì, povero Bonifazi comunque, l'hai proprio... cancellato non mi fa, via. Non mi fa infatti io lo voglio citare giusto per dargli un pochino di fiducia a sto ragazzo. È l'unico nome interessante oltre Arnautovic, cioè, ok, buono Bonifazio per far numero, cioè, non mi fa impazzire Bonifazio, mettiamola così, però potrà giocare. Perdito Miyasu, prendi Bonifazio. Di teate parlano bene poi. Sì, è vero. Non ho un'idea di chi sia, insomma. No, neanch'io. Leggo in giro. Comunque serviva un attaccante, l'hanno preso. E comunque... per me anche 5. Anche che Domiyasu poi l'ha venduto a 17 l'ultimo giorno, non ti hanno neanche fatto un'offerta irrinunciabile. Però ragazzi, Domiyasu spingeva, Cioè, Mihajlovic ce l'ha sempre detto nelle anche interviste, non lo faceva giocare. Era chiaro che poi, ovvio, si arriva l'ultimo giorno e non si era ancora concluso, ma era probabilissimo che andasse via. Poi io sono dell'idea che Bonifazi non è un cattivo giocatore, però da qui a dirti che deve comandare un reparto di una squadra che ha un reparto disastroso, è quello il problema. Bonifazi sarebbe perfetto se gli mettevi accanto un difensore di un altro spessore, il Danilo di 3 o 4 anni fa. Mettiamo già, poteva essere più interessante, con Tomiyasu terzino, così, oppure terzo, così la vedo complessa. Io vedo il classico 14° posto. Bologna farà 55-60 gol, ne subirà 80-85 come l'anno scorso. Però secondo me stanno ci divertendo ancora di più dell'anno scorso. Quindi con Arnautovic, secondo me, dà soddisfazioni. Può essere anche 10-12 gol, cosa che non avrei detto inizio anno, però secondo me 12-13 gol può fare. Sì, ma se prendi Arnautovic, potevi fare pure decimo posto, nono posto, considerando che la Samp e il Sassuolo sono un po'... Cioè, il Sassuolo ha cambiato allenatore, ha venduto la materia. Sì, se te ne hai visto Miyasu, sì, Sì, sì. Sì, io sto dicendo, se anche se Tomiyasu se ne vuole andare, comunque arrivi l'ultimo giorno, hai offerte alla Premier, non è che lo vendi a 17 più 3, almeno a una ventina sicuro la potevi vendere. Sì, no, quello è vero. Tra l'altro ricordiamo Bonifazi, il suo più grande successo è fuori dal campo e non dentro al campo. E assolutamente. Chi deve sapere sa... Di cosa mi sono perso, recupererò in futuro. Quasi parente di Zaniolo a suoi tempi, ma lasciamo perdere questo passaggio. Vabbè, e passiamo direi alla squadra del nostro grande ospite, quindi dici tutto di questo Cagliari. Non esprimo un voto perché onestamente non ne sono in grado. A vedere chi è uscito e chi è entrato, proprio di giocatori che provano nostri, quindi non sto contando Nainggolan e Rugani, non abbiamo fatto un brutto mercato in entrata, considerando anche che abbiamo speso 500.000 euro e sono per Radunovic, quindi ci può stare. Il punto è che ci sono dei buchi in questa rosa, cioè a centrocampo in questo momento gioca io. Cosa? No, niente, ho cercato Bonifazi. Dopo cerco anch'io, dopo. Tutti su Bonifazi. Bonifazi sta da anni, credo, con Angela Nasti, sorella di Chiara. Che complimenti, ragazzi, complimenti vivissimi. Prego, momento scusa, Cagliari nascosto da ovvi momenti di altro, ma ci sta.
No, vabbè, dicevo semplicemente che ci sono dei buchi. No, non lo do, anche il 3 posso dare. ci sono buchi, abbiamo preso Strootman, che probabilmente fa il regista, quindi abbiamo preso Strootman a caso, quindi do un'insufficienza, ma non per il mercato in sé, ma per quello che manca, che secondo me è troppo. Buono che Keita l'ultima ora del mercato, un grande colpo, però per il resto non è che sia così entusiasta. Ma non manca Cáceres. Non ho capito. È arrivato Cáceres. Sì, in effetti qua manca Cáceres. No. Sì, è arrivato. Serviva per fare il numero, cioè centrodestra o lui o Valukiewicz, serviva per fare il numero. Per tenere un buon Hernández. Non gioca più Valukiewicz. Sì, abbiamo 5 uruguayani in rosa. C'è anche Oliva, sì, ce ne sono tanti. Sì, Oliva non è uscito, quindi sì. Pereiro. No, Gaston Pereiro. Splendido Gaston Pereiro. Incostante come nessuno in Serie A. Ha rallentatore, però è bravo. È meraviglioso. Se si giocasse a 0.5 sarebbe fortissimo. Sembra Ganso che è arrivato in Italia 10 anni dopo. Bellissimo. Esatto. Bellissimo. Ha azzeccato una cosa, 2 assist, una partita importante, almeno quello. L'ho preso al Fanta 3 anni di fila. Ci basta quello. Secondo me hai sbagliato. Io te lo dico col cuore, secondo me sbaglia a prendere Gaston Pereiro, non lo prenderei quest'anno. No, ma io l'ho preso pochissimo, io lo prendo giusto perché gli voglio bene. Io non lo prenderei neanche a uno, veramente. No, dai, dal PSV è arrivato il fenomeno, in Italia ha fatto merda, lo devi prendere, per fiducia, fiducia nella vita. Colpi ce li ha, al fantacalcio, se lo prendi a poco e gioca, se lo prende 5, o comunque bonus ce l'ha. Ma gli vuoi bene. Fantacalcio a 14, sì. È un po' Pastore che non crede abbastanza del Palermo. Lo prende a uno, cioè, lo prende già sì, due. L'ho preso a uno. Comunque mi è piaciuto sto mercato del Cagliari, soprattutto da Albert, che ce l'avete preso, mi ha fatto tantissimo piacere. Quindi io già per quello do un buon voto, che ci avete tolto una cosa. Il solito rapporto. Col cuore. Keita secondo me è un ottimo colpo alla fine, cioè io lo vedo molto bene con Pavoletti, quindi, o anche in un attacco João Pedro Keita in certe situazioni della partita, veloce, fisico, può fare bene, poi secondo me è l'ultima chiamata importante, quindi o fa bene stanno o secondo me perde molto il treno anche se è giovane. Radunovic ce l'avevo al fantacalcio l'anno scorso, il secondo del Verona era. Sì, queste scelte un po' strane, però un esordio non fantastico. Sì, è vero. Però secondo me è una bella squadra. Io darei un 6,5 al mercato. Avete preso pochi giocatori, ma giusti. E ricordiamo che sono stati venduti Simeone e Cerri. Quello è il colpaccio della vita. Quello è il colpaccio della vita. Avete preso tutti i giocatori che hanno fallito nelle big, eh? Sì, vero. Ma è una bella scommessa, diciamo. Ecco, a proposito di giocatori che hanno fallito nelle big, parliamo un po' di questo Empoli che è andato a prendersi Cutrone e Pinamonti per fare gli attaccanti, nonché di Francesco Junior. Vabbè, ma gioca Mancuso. Vero, sto ridendo, ragazzi, scusatemi per questa cosa. Per me non è concepibile, però... No, io sto contando quelli che hanno giocato nelle big. Sì, la cosa divertente è che saranno entrambi dietro Mancuso come titolarità. È bellissima. Sì, per l'Empoli. Ma io Pinamonti ci punto. Secondo me fa pure prima. Samuele Longo. Stavamo parlando prima che ci ricorda un po' Samuele Longo in tutte le belle cose di Samuele Longo. Longo, Livaia, tutto quello. No, Livaia in confronto a Longo era un fenomeno, Manai in confronto a Longo un altro fenomeno per me. Per far capire il livello di Longo. Primavera, poi fanno tutti quella fine. Sì, Colidio lo vedo già nella bella strada. No, ma c'è tante cose. Fa condone Colidio. Che era un fenomeno. Satriano è l'ultimo. Tutti esaltano comunque... Satriano quest'estate, ma farà quella fine lì. Sì, sicuro. Io lo so già. Infatti non voglio esagerare con il paragoni. Esposito è un giovane fenomeno campano e quindi non lo insulti. No, ma il Basilea fa benissimo. Quando sta nei campionati di basso livello è perfetto. Però tra 3 anni quando sta in Serie A fa 20 gol ne riparliamo. Ah, speriamo, speriamo perché gli fa l'Inter se torna in Serie A. Cioè, speriamo. Io sono innamorato di suo fratello. Sì, è bravo Sebastiano. È bravo, molto bravo. Molto bravo. Lui mi piace un sacco. Non so perché sia ancora in Serie B. Quindi questo Empoli i trasferimenti ci piacciono? A me piacciono, onestamente, anche solo per vicario. Io metto anche 6,5 perché hanno preso Ruperto. Ecco. Beh, un gran mercato per una squadra che è appena
salita in Serie A. Ma poi a me sembra che i giocatori che sono arrivati dalla B stanno rispondendo molto bene, che quello è un altro grande acquisto, che è una cosa importante, perché se i giocatori di B ti rispondono bene in A, sin da subito, boh, a me, secondo me è una bella squadra. Ma poi anche Di Francesco alla fine così, debotto senza senso, mi è piaciuto. Però io, per esempio, secondo me è un altro 6,5 l'Empoli. Se ha recuperato bene tante postazioni, può salvarsi. Vicario mi piace. Bravo, secondo me Ismaili non è un cattivo giocatore per l'Empoli. Secondo me va bene, c'è una bella squadra. Per l'Empoli, che tra le neopromosse probabilmente è quella che ha più probabilità di salvarsi a questo punto. Sì, anche un bel gioco. Io spero scendino. Però sì. Per passione. Danilo, no, si fanno un po' da supermercato. Bairami ce l'ho al Fanta, raga, l'ho preso prima della prima giornata. A questo punto prendiamo Parisi, tanto bravo. Parisi c'ha lo stesso agente di tutti i nostri giocatori. Mamma mia. Wiccani quanti anni avrà ormai? 40, io mi ricordo al Palermo di Pastore. No, 33. 33. Come 33? Gnoli al Panathinaikos, bello questo. Comunque, direi che possiamo andare avanti e passiamo a una delle grandi protagoniste del mercato, finalmente, direi, dopo tanti anni di mediocrità e peggio. Forse è arrivato il momento della svolta per la Fiorentina. Ah, se non la fa Stan, non la fa più. Cioè, se sbaglia Stan, no. Sì. No, vabbè, ce l'hanno prossimo, dai. Sì, no, però se sbaglia anche sto mercato, dopo che anni e anni hai speso, hai sputtanato, quest'anno fai una bella squadra, se non ti viene bene stanno e non fai l'ottavo nono posto, secondo me... L'ottavo posto stanno loro. Loro. Sì. Cosa? Per l'ottavo posto ci stanno loro. Sì. E il Sassuolo che... Sì, il magari Sassuolo, il Toro, però... Loro un po' più avanti, comunque. Sì, sì, sì. E la Samp, è vero. Me, Juric e il Toro. Sì. Juric col Toro, non bisogna... Anche Juric, sì, col Toro, sì. Boh, squadra forte la Fiorentina, mercato di grande livello. Cioè, poi spero in Torreira. Cioè, Torreira, se torna quello che poteva essere, ha fatto un acquisto enorme. Sono un po' scommesse, secondo me. Perché Torreira è 2-3 anni che non è più quello della Samp. Ma era depresso Torreira. Sì, però non sai mai come torna. Nastasic è retrocesso con lo Schalke. Nastasic, infatti, io lo considero non così tanto. Non l'ho capito io, non giocare, quando hai Martinez quarta e giochi con la difesa 4, prendere uno come Nastasic con quell'età addosso, non lo so. Cioè, io avrei preso Vabbè, alla fine è mandato via Pezzella, quindi... Sì, però se numericamente serviva. Sì, però... numericamente sì, però secondo me è un nome troppo grosso per fare il panchinano fisso, capisci cosa intendo? Io sì, pure... un nome grosso 4 anni fa Nastasic. Eh no, però per la piazza è grosso, perché lui a Firenze ha fatto comunque il salto, quindi sì, per la piazza... anche Borca Valero, cioè... Sì, Borca è arrivato da morto, è tornato a Firenze, aveva 38 anni, cioè... Vediamo che massa si c'è una VIP. Posso farvi notare una cosa? Cessioni, Borca Valero è andato al CS Le Boschi. Bellissima storia, tra l'altro. Bellissima storia, io non lo so. Bellissimo film, bellissima squadra. Dove è andato Eseric? No, porca Eseric. Al caso in fase in Turchia, Eseric. Che merda. No. Borca Valero è andato al centro storico Le Boschi a Firenze. Storico, Che è un bel progetto. È diventato famoso sui social perché gli hanno mandato questa lettera. Dal centro storico alla famiglia di Borca Valero, lui ha deciso di abbracciare il progetto e giocare sostanzialmente con i dilettanti. Come a me all'Anderlecht mi dispiace. Qua a me è una sofferenza per me così. Peccato qua a me, A me spiace tanto perché era un ragazzo con un potenziale devastante, secondo me. Lo avrei preso immediatamente a Cagliari. Proprio no, a me non piace, mi dispiace solamente. Sì. Che... A me ricordava un po' il primo Ibarbo per fisica. Sì, a me ricordava un po' Oba Martins in certe cose. Più lento. Vabbè, sì, più lento, però era veloce come me. Come al Genoa era bello scattante. Sì, sei molto veloce. Però non è che sia un genio, purtroppo. No. Mi ricorda un po' Duncan in certe cose. Ah, Odriozola è prestito secco. Secco, un anno. Sì. Anni. Bel colpo anche quello, e soprattutto ricordiamo il grande colpo probabilmente Nico Gonzalez. Dell'estate della Fiorentina è la panchina, finalmente hanno un allenatore vero in panchina, o almeno
un allenatore quantomeno interessante dopo tanti anni in cui... Sì. Ecco, quello l'ha sempre sbagliato negli ultimi anni. Per me la Fiorentina è sempre la squadra che può prendere sempre pure 80 gol. Sì, assolutamente sì. Sì, secondo me comunque, ragazzi, se dovessi dare un voto io alla Fiorentina darei un 8 pieno. Sì, sì. Sì, sulla carta sì, e mezzo. Anche che Nico Gonzalez è un fratello alla fine. Forse anche 8 più perché hanno tenuto Vlahovic, che non è una cosa da poco. Secondo sì, probabilmente siamo lì tra la migliore o comunque il podio. Sì, 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 il podio sicuramente se non la migliore. Sì, 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 sì. Bene, allora è arrivato il momento di passare alla regina del mercato, nel senso che fa 200 operazioni ogni anno. Meraviglioso. Con il Genoa di Preziosi. Non so, Mattia, dici qualcosa, dai. Io consiglio a tutti Cambiaso. Bel giocatore, bel giocatore. L'ho visto in Coppa Italia col Perugia, non chiedetemi perché la stessi guardando. Io l'ho vista, io tifo Perugia anche. Lo prendo a uno al fantacalcio, invece sì, ha già segnato, quindi... Partitone con Napoli, con la porta. Sì, sì. Sì, vabbè, l'abbiamo fatto. Per il resto... Sì, sì. Mi viene mal di testa solo a leggerli. Hai sento per colpo. Quest'anno 50 operazioni il buon Prezioso. Perché ogni anno fa così, Ci, no, si dimentica hanno fatto una grande difesa, però. Non segnano manco con le mani, però hanno fatto una grande difesa. Mi sono perso Cristian Zapata che è andato in Argentina, bellissimo. Ma che cazzo? Romantico, non ne avevo idea. No, se prendono pure uno tra Mustafi, Nkulu. Sì, ma hanno una difesa della Madonna. Sì, con Ballardini, Sirigu, Maximovic, Nkulu e un terzo non segnano. Radovanovic che poi gioca non segnano dietro. Mai. Radovanovic che gioca dietro. Quindi perché c'è il panterone hanno preso. Ekuban gli voglio bene perché l'ho visto che si impegnava contro Koulibaly, però non mi sembra uno che me la mette dentro, onestamente. Poi magari ne fa 15. Mi sembra proprio uno dei peggiori attaccanti io, della serie. Io quando l'ho letto pensavo avesse tipo 18 anni e in realtà ne ha 27. Sì, anch'io. Pac però l'anno scorso. Cioè, hai perso Shmudov, Scamacca, hai sostituito... Però Callone e Buxa sono due bei giocatori, mi sembrano visto un po'... soprattutto Callone l'ho visto giocare un po' ancora poco concentrato sotto porta, mi sembra che i movimenti... Gran gol in Buxa mi ha rotto Meretti un mese, per me se lo può andare anche a fanculo. Callone invece è forte, Callone mi sembrava forte. Ma infatti l'ho preso... Alla fine sul Genoa possiamo dire, come al solito, che dipende dopo quanto Preziosi si stuferà di Ballardini e dopo quanto richiamerà Ballardini dopo averlo esonerato. Però speriamo lo richiami l'anno prossimo in B. Ma poi il problema... la serie TV il Genoa, ragazzi, non so se l'avete visto, uguale, tutto che torna. Ma poi il problema del Genoa, secondo me, è che ogni anno, non so perché, è la classica squadra che fa strisce. Cioè, ci sono momenti in cui ne perde 10... Ci sono momenti in cui ne pareggia 8, ci sono momenti in cui non perde per 25 giornate di fila, e quello è il problema del Genoa. Perché ci sta cioè di solito la terz'ultima in Serie A sta sempre 8 punti dietro al Genoa, poi fa due vittorie, allora il Genoa comincia di nuovo a giocare. Io spero che Manhausen faccia bene, perché cioè, mi dispiace umanamente, si è rotto tipo il crociato due volte, il pacco che l'Inter gira per fare le plusvalenze. Un grande talento, ma no, sì, è il nostro paccone preferito. Lui è il paccone. Io spero faccia bene, ma con quello che spendiamo ogni anno a portarlo di nuovo in casa, anche per forza. Mi ha speso 21 milioni di euro quest'anno a riportarlo da Stanotrice. Ah, comunque, pure Hernani, Fares, cioè, Fares cambiato sulla fascia. Comunque, un buon mercato alla fine. Certo, l'hai presi tutti tra il 29 e il 31, però è cioè, un buon mercato. Beh, ma anche Sabelli è un bel giocatore sull'altra fascia. L'ho visto giocare l'ultimo, non è cioè, un buon giocatore, ha già fatto titolare a Brescia in Serie A, quindi secondo me si è mossa bene. No, ma loro in difesa sono forti, corrono come pazzi, però non segnano mai. Cioè. Ma infatti ci vuole il boom di un attaccante giovane per forza, se no non ci sono alternative. Pensa al Panterone, ci pensa al Panterone. A parte che come dico, segna solo bande, veramente. Ma te ne farà 10 anche destro. Un ballerino rimasto destro. Sì. Destro è ritornato un anno a farne 10, secondo me. Comunque, non si può prendere un attaccante del Genoa che hanno una cosa come 6-7 punte e non sai chi gioca. Ma infatti io ho preso Bux e Callon perché ero in un Fanta 14 e avevo pochissimi crediti, quindi ho detto li prendo entrambi. Vaffanculo. Buoni entrambi, dai. Per no, Callon almeno mi sembrava grosso, cioè mi ha bullizzato Mario lui. Sì. Bene.
Direi di addentrarci nella questione big e forse nelle due squadre più controverse. Una più controversa perché più discussa, ovvero l'Inter. La Juventus invece sembra controversa solo per il mio parere, però ci arriveremo con calma. Partiamo dall'Inter a questo punto e chiaramente facciamo intervenire subito Francesco. Ah, così, di botto. Così. Ok, perfetto. Allora, poi do la mia opinione sull'Inter questa volta. Cosa? Dopo do anche la mia di opinione. Ah, addirittura, che piacere. Allora, io dico, il primo mese è stato stressante. Mettiamola così. Ho dovuto praticamente calmare mio padre, calmare gli amici di mio padre, calmare i miei amici tifosi interisti. Io ho detto, ragazzi, tifiamo Inter, sono cose che capitano. E loro dicevano, no, hai vinto lo scudetto, di qua, di là. No, ragazzi, l'estate è sempre l'estate. Poi Zhang a un certo punto, sono chiusi i rubinetti, i tifosi perdono queste cose, i tifosi. Però nella situazione in cui ci si è trovati, secondo me l'Inter ha fatto un mercato di reazione molto buono, considerando che comunque abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso. Quindi non avevamo da toccare, dal mio punto di vista, così tanto come altre squadre. E sinceramente, avendo avuto il vantaggio che siamo stati una delle poche squadre, secondo me, che ha venduto bene in questo mercato a cifre buone, quindi comunque fare 180 milioni tra Hakimi e Lukaku puliti, perché sono 68 di Hakimi più 115 Lukaku, Hakimi addirittura anche i bonus, è tanta roba nella situazione e nella problematica che avevamo. Dare via, secondo me, anche gente con stipendi pesanti come era Pinamonti, che ovvio gli paghi metà, però comunque devi un po', Padelli, che comunque prendeva 900.000 euro, Young, sono mosse giuste, secondo me. E poi, in entrata, far tornare Di Marco in un 3-5-2 con Inzaghi, tanta roba. Çalhanoğlu, secondo me, anche se lo stipendio è alto, al posto di Eriksen, secondo me è un upgrade nel calcio italiano, quindi ho fiducia. Dumfries, bisogna ancora vederlo, ma mi sembra un ottimo colpo. Cioè, io l'ho visto in Olanda, l'ho visto anche con la nazionale, mi è piaciuto molto. Poi è un terzino diverso da Hakimi. Entra più dentro al campo, fa meno cross, diciamo che ha caratteristiche diverse e può essere anche un ottimo saltatore. Quindi io lo vedo anche molto bene in situazioni di calcio piazzato. Può dare un'altra alternativa all'Inter che secondo me a livello di calcio piazzato è devastante. Soprattutto a livello di angoli. E noi dell'Inter a livello di angoli siamo, per fortuna, messi molto bene. Dzeko, per l'età che ha, per il ruolo che può avere all'Inter, può essere una buona scelta. E Correa è la vera scommessa. Cioè, perché se fa un'ottima stagione, metti che fa 15 gol, l'Inter per me può tornare a vincere lo scudetto. Se tra Correa e Dzeko facciamo 25 gol e Lautaro ne fa un'altra ventina, io sinceramente ho fiducia. Bisogna alzare un po' i numeri dei centrocampisti, però a parte, diciamo, la mia paura che è un po' Andanovic, che passano gli anni, e la difesa comunque con Inzaghi potrà avere un po' di contraccolpi a livello di gol, però l'Inter la vedo bene. Quindi come mercato dare un 6 più. Possiamo stazionare. Ecco, allora, diciamo che bisogna considerare le situazioni di partenza e l'Inter aveva una situazione di partenza tragica, completamente tragica. Vogliamo dare colpe all'Inter per la situazione di partenza? Francamente faccio abbastanza fatica. Qualche colpa c'è, però sì, tanto è anche dall'esterno COVID. Quello che è successo. Data la situazione di partenza, secondo me l'Inter poteva fare ben poco di più, cioè data quella situazione lì hanno fatto tutti i colpi che dovevano fare o giù di lì, hanno pagato un po' troppo Correa, sì è vero, Dumfries magari sa i ferri da stire posto del piede, può essere, però sono comunque colpi fatti bene, mirati nella squadra e mirati nello schema di Inzaghi. Çalhanoğlu secondo me è un gran colpo, anzi è un upgrade rispetto a Eriksen, perché appunto è un giocatore dinamico che deve fare la mezzala. Di Marco è uno che serve. Dzeko e Correa danno due soluzioni diverse in attacco. Secondo me l'Inter poteva fare poco di più e per me è un gran mercato questo. Sì, sì, sì. Poi se volete dirmi hai vinto lo scudetto, non puoi cedere a Hakimi, non puoi cedere a Lukaku, sì, però non è colpa tua. Cioè se Lukaku, ti capita, capita. Poi soprattutto ragazzi, Lukaku alla fine si possono dire tante cose, ma là purtroppo non è neanche colpa dell'Inter, è Lukaku che a un certo punto ha voluto forzare la mano. Sì. Per tutti. Cioè al di fuori della situazione economica dell'Inter, Lukaku a un certo punto ha detto voglio andare al Chelsea, vuoi prendere il treno, ci sta. È concepibile, quindi dopo come sei messo lì alla fine hai fatto le mosse ben bene. Poi Thuram Correa, lo dirà il tempo qual è la scelta migliore.
A me piacevano entrambi, quindi alla fine Correa a queste cifre, ovvio, non è poco, ma considerando che Lotito era il presidente del tuo ex allenatore, ci può stare. Sì, dopo secondo me un altro grande aspetto da considerare è che l'Inter, nonostante la situazione iniziale, nonostante tutti sapessero che doveva vendere, ha venduto a cifre giuste. Eh sì, quello. Invece di vendere molto sotto. Sì, secondo sì. me per l'ennesima volta Marotta ha dimostrato di essere un grandissimo dirigente quando i soldi sono pochi. Infatti. A me onestamente Marotta alla Juve ha fatto un grandissimo lavoro fino a un certo punto, però a un certo punto quando va a fare il cambio secondo me non è un dirigente vero, però Axel devi pensare anche che quando ha fatto il cambio lui si è tirato fuori, cioè cosa voglio dire, l'ultimo periodo a un certo punto lui, sappiamo benissimo tutti che quando è arrivato Ronaldo lui non lo voleva, infatti mesi dopo ha detto vado via. Perché quando ha iniziato a tornare parametri zero, mosse di qua di là, non gli è piaciuto più. Quindi diciamo che Marotta gli ultimi anni, soprattutto l'ultimo anno, aveva potere decisionale molto minore rispetto a prima. E si è visto, perché io pago ancora di quello, secondo me. Però ha fatto anche tanti rinnovi che veramente Certo. E secondo me è uno che non riesce a fare quel passo in più, perché alla fine tu puoi costruire una squadra benissimo, ma a un certo punto i soldi devi cacciarli. È quello che ha provato a fare Paratici senza la consapevolezza giusta per farlo, senza essere un direttore sportivo vero, però a un certo punto lo devi fare, e Marotta per l'ennesima volta ha dimostrato di essere un grandissimo dirigente con un budget limitato. Ma poi non so se qua abbiamo degli ospiti che invece pensano a un mercato dell'Inter disastroso, però ditemi voi, insomma. No, disastroso no, però lasciamo stare tutte le problematiche che ci sono state. Se guardo la rosa dell'Inter dell'anno scorso e guardo la rosa dell'Inter di quest'anno, non molto, oddio, quello lo dirà il campo, ma secondo me si è indebolito. Certo. No, è fuori di dubbio, secondo me. Fuori di dubbio questo. Sicuramente. Lukaku e Kimmich erano metà della produzione offensiva. Anche numeri a mano tra gol e assist, quindi se poi certo sei stato obbligato in pratica a cederli, non è colpa tua fino a un certo punto anche lì, perché no. Sei stata alla fine l'unica o quasi che si è dovuto trovare a vendere due dei 3-4 giocatori più importanti della Roma. Milan per sbaglio, però hanno venduto, però ancora peggio, ricordiamolo. Cioè, il Milan ha quasi deciso di lasciarli andare. Sì, no, però il Milan a conti fatti, senza grossi problemi economici, si è ritrovato senza due o tre migliori giocatori, a zero. Sì, è vero. Però ecco, se guardo la rosa dell'Inter l'anno scorso, guarda quella di quest'anno, secondo me si è indebolita, quindi non posso dare la sufficienza. Secondo me è meglio vendere Lukaku che Lautaro, però. Anche secondo me, anch'io lo penso. In quello ci sto. Perché ti dà il futuro con Lautaro. No, secondo me è solamente più forte pure adesso. Esatto. Piace per Lukaku che forse floppa al Chelsea e dicono che la Serie A è una Farmers League. Ma infatti io godrei se floppa al Chelsea e torna da noi e ti guadagna la metà. Sarebbe bellissimo. Sarebbe la situazione tipo alla Shevchenko, dove torna, fa cagare e torna da fine. Vabbè, però così è brutto. Questa è proprio brutta pubblicità, però. Vabbè, è la vita, ragazzi. Può succedere, sono cose che possono succedere. Visto che la nazionale mancano 10 minuti, acceleriamo il ritmo e proseguo lo stesso discorso che ho fatto per l'Inter, ve lo porto subito anche per la Juve. Io capisco i voti negativi perché hai fatto partire Ronaldo, perché la rosa probabilmente è meno forte rispetto all'anno scorso, però questo mercato qua, io francamente a inizio mercato dicevo Locatelli, riportare a casa Kin e prendere un terzino sinistro. Ci manca il terzino sinistro, è vero? E Alessandro sembra... Ce l'avete il terzino sinistro. Ce l'avete, De Sciglio è arrivato. No, ce l'avete. Un terzino sinistro in... sì. Però alla fine abbiamo allineato la rosa al progetto che è quello che deve essere, no? Un progetto giovane, un progetto di ricostruzione, e questi sono i colpi giusti. Cristiano Ronaldo non c'entrava niente con questa squadra, siamo onesti a questo punto. Sì, e Kin non è il sostituto di Ronaldo, è il sostituto di Morata per l'anno prossimo, e quella è l'operazione giusta da fare. Io capisco che dalla Juve ci si aspetta tanto, ma non avevamo soldi, zero soldi, sono stati spesi zero soldi,
e alla fine hai coperto due buchi che ti servivano per l'anno prossimo, costruendo quello che deve fare la Juve in questo momento, che è piena di giovani e si sta lanciando in una nuova epoca. Poi, non so, immagino che voi non siate così positivi sul mercato della Juve, perché ho letto in giro che... Io sono positivo. Sì. Per me è più della sufficienza. Per me è tipo l'Inter, tipo non sei più come l'Inter, per me, personalmente. Perché vedo in Ken, anche con le cifre, essendo poi in più un 2000, potenzialmente un ottimo attaccante anche nel sistema Juve, che può essere perfetto anche perché può crescere tanto, secondo me, con uno come Morata. Può imparare tanto, non solo a livello di calcio, ma anche a livello di esterno, diciamo. E in più, secondo me, un attacco Ken, Dybala, Chiesa, mi piace molto. E vedo anche molto più fattibile un Ken che un Ronaldo in questa rosa, come dicevi prima te. Quindi prima o poi Ronaldo doveva andare via, se andava via stanno, l'anno prossimo cambiava poco. Ovviamente il problema di Ronaldo che è andato via è come è andato via, in che momento è andato via, che ha portato la Juve a fare le mosse all'ultimo, e quello è ovvio che non è bello. Però alla fine Locatelli, con le cifre che l'hai preso, soprattutto con la modalità che l'hai preso, è un affarone. Cioè, in prestito con biennale, con obbligo di riscatto nel 2023, tutte ste cazzate che sono perfette. Caio Jorge l'hai preso a un tozzo di pane. Quella è la scommessina che non paghi niente, quindi... L'unica cosa che manca, secondo me, in questo momento, è il difensore centrale di panchina insieme a Rugani. E c'è giusto Chiellini, basta. O Bonucci De Ligt, ma basta. Quello manca ed è pesante, secondo me, come cosa. Quello perché obbliga a far giocare sempre a quattro Allegri, quando questa Juve ogni tanto potrebbe anche giocare a tre per me. Sì, però comunque potrebbero giocare a tre con Danilo. Sì, no, certo, certo, lo puoi fare assolutamente, Quindi a me è piaciuto il mercato della Juve. Cioè, ovvio, con le riserve, ma a me è piaciuto. E rispondo un attimo alla chat. T-Bag, secondo me no, Morata è l'ultimo anno ed è una cosa abbastanza dichiarata. L'operazione Kin me la conferma e basta, che resterà un anno e poi tornerà. Sì. Tornerà a Madrid. E i 40 di riscatto per Kin, sì, sono tanti, però comunque consideriamo che ci sono i 2 anni di prestito, l'operazione è più diluita, quindi il costo, quei 40 suonano peggio di quello che sono alla fine, sono abbastanza alti, sono fuori mercato, sì, però 2000, ragazzi, cioè i ragazzi giovani vengono pagati tanto, sì, cioè la differenza tra ragazzo giovane e trentenne è pazzesca. Guarda Caputo a 33 anni ha dato via 3,5 milioni tra prestito e obbligo. Caputo, cioè, ma quanto prende Ken? No? Mi sa 4 l'anno, che quello è tanto. Facciamo troppi complimenti qua. Diciamo. Fermi un attimo, che aggiungo, è arrivato il grande hater. Ma stiamo parlando di lui, quindi è convertito. Non ti sentiamo. Si sente? Un poema. Non ti sentiamo. Beh, intanto, Danilo, se vuoi tirarmi giù il morale del tutto e dirmi no. Sì, vabbè, così. Iniziamo ovviamente. 30 gol di Ronaldo li devi distribuire e diciamo che è un attacco molto incostante sotto porta. Vero. Ma dico un po' di critica a caso, perché se no facciamo troppi complimenti, veramente. Ma per me questo è, cioè, comunque un mercato che potevi fare 3 anni fa, che comunque entri in Champions sicuramente e l'anno dopo compri, non dico Haaland, però il giovane fenomeno in attacco, Vlahovic. Pure. Adesso spero, perché poi la mia è comunque una grande speranza, che facendo questo mercato e perdendo Ronaldo rischi di nuovo la Champions. Poi questa è una speranza, ovviamente, perché comunque... Speriamo, ci sarebbe un miracolo. Poi uno deve stare fuori dalla Champions. Però secondo me la Juve con Allegri non sta mai fuori dalla Champions. Infatti, c'è quel problema alla base. Sì, ma è vero, sarebbe il dramma grosso se uscisse la Champions League, però non ce lo vedo, francamente. L'unica cosa è che le squadre restanti si sono più allineate, quello sì, secondo me. Diciamo che ci sarà più lotta. Rispetto a prima, sì, ma sono quasi tutte
quasi tutti hanno fatto un mercato che non le ha rinforzate, diciamo. Dai. Sì, sì, sì. Quasi vero. Tutti. È vero, è vero. Però già passare tipo da Spalletti, da Gattuso a Spalletti, secondo me. Sì, però non è che, cioè, se pigli Spalletti l'anno scorso hai fatto 77 punti e Spalletti ti dà 8 punti, perché sennò vinciamo lo scudetto. Ah, ti dava i due in più per andare in Champions. Sì, Spalletti in sì, Champions. Sì, però la Juve non farà i punti che ha fatto l'anno scorso. No, me. Almeno 83-84 secondo me li fa. Cioè, esatto. A me Gattuso non piace, però non è che Gattuso ha detto ai sai, perdi di Nandez. Ha messo Mertens che non prestava, per carità. Non è quello, proprio, sembra proprio che Gattuso sia fatto per arrivare un punto indietro agli altri. Beh, la marea si può dire di tutte le squadre del centro-sud questo. Ecco, a proposito, passiamo alla Lazio, che qua manca 5 minuti alla fine. Cosa ne pensate del mercato della Lazio? Sei. Manca un centrale, abbastanza importante. Sì. Cioè, bene la difesa peggiore delle prime 7. Boh, a me, raga, per me anche 6,5. Sì, il problema più che altro è quando sono arrivati sti calciatori. Cioè, Basic è arrivato a 5 giorni dalla fine del mercato. Zaccagni è arrivato a 20 minuti dalla fine del mercato. Lo stesso Pedro, secondo me, è un bel colpo. Che forse quello, ecco, quello è arrivato al tempo giusto come Felipe Anderson. Isai, quella però tutta la Serie A, cioè a parte sì, no, no. Tutta la Serie A. No, non è vero. Però a me non è dispiaciuto il mercato della Lazio. Poi alla fine Correa tanto voleva andare via, Sarri secondo me non era molto un giocatore per lui, quindi secondo me la Lazio può fare bene, soprattutto il miglior acquisto secondo me è l'allenatore. Cioè per la Lazio Sarri è perfetto. Perfetto, proprio una roba, secondo me è fatto al computer. Cioè se ci pensavi 3 anni fa dove vedevi bene Sarri, avrei visto bene la Lazio di fuori da Napoli. Io lo vedevo bene non a Napoli, quindi spero fallisca. Ma per me hai la peggior difesa delle prime 7 ancora, e sei stato 2 mesi dietro a Kostic per perderlo l'ultimo giorno di mercato, per me non vedo un grande mercato. Hai preso tutti i giocatori a zero e sei stato 2 mesi dietro allo stesso giocatore, una tenevole infinita per non prenderlo. Poi anche un regista, e alla fine del mercato praticamente il portavoce del tuo allenatore ti fa i tweet per andare contro la società. Io non vedo un inizio incredibile. Beh, ma quello con lo Tito è classico, cioè nel senso che sì, già Sarri si è preso una settimana prima di firmare perché era rimasta solo la Lazio. Mo ti manda le frecciatine Petula su Twitter, cioè non inizia benissimo questo contratto di 2-3 anni quando lo tiene. Ma con lo Tito i contratti non iniziano bene, ricordiamo Bielsa che è durato praticamente 3 giorni, cioè. Poi chi gioca con Acerbi in difesa? Marusic, Felipe. Centrale. Luis Felipe, vabbè, che si è già rotto. Luis Felipe gioca, già non rotto. Gioca, no, gioca, no, nella, infatti, gioca sulla gazzetta quando fa la formazione tipo. Senza Luis Felipe, ed è molto probabile una tragedia, secondo me, la difesa della Patrick. Ma poi non andando via Parolo, che era l'unico che ha adattato in difesa. Me l'ero perso Parolo. Sì, Parolo si è ritirato, forse no, si è vincolato. Sì, si è ritirato, adesso per il commentatore quel coglione, come faceva un altro anno. Ma poi quanto hanno dato a Zaccagni alla fine? Hanno dato 2 milioni? Sì, 1,8 prenderà, non lo so. Poi sì, alla fine lo conosco, quindi non da dire. Ma secondo alla fine ha fatto buoni colpi, però come al solito non convincono le modalità con cui la Lazio fa mercato, sì, non sono modalità da grande club. No, Luca Romero, nuovo Messi, tra 3 anni. Speriamo e passiamo. Comunque, tra le cessioni manca Gondo, che si è svincolato per andare alla Salernitana. Ah, bellissimo, l'ho letto. Ecco. Meraviglioso movimento di Lotito. Ma infatti mancava un po' questo tipo di movimento. Potremmo fare una live a parte. Ma scommettiamo che Mamadou Coulibaly a gennaio è della Lazio? La butto lì, eh? Mamadou Coulibaly qual è dei due? È quello forte, no? L'assano. Quello che giocava all'Udinese. All'Udinese. Sì, lui. Udinese. Forte quello. L'ho già preso al fantacalcio. Ah, ma qua ci stiamo un'ora. Bene, passiamo allora, al Milan. Io dico due cose sul Milan. Ok, ha perso 2 giocatori fortissimi, il primo soprattutto Donnarumma, però io sono uno di quelli che pensa che non è che ci potessero fare troppo, nel senso che se rinnovi il contratto poi non va in Champions, li vende prima della fine del contratto, un anno prima, poi non va in Champions, di conseguenza meglio arrivare in Champions e poi perderli a zero.
E inoltre il Milan aveva determinate carenze in rosa, mancava un terzino sinistro, è arrivato Touré, vediamo com'è, mancava un terzino destro affidabile, da non mi piaceva tanto, è arrivato Florenzi che può fare due ruoli, mancava una destra, è arrivato Messias, mancava un centrocampista, è arrivato Bakayoko, Magnan acquistone secondo me per tempismo e per cifre, di conseguenza per me il Milan ha un voto molto alto. Se partiamo dal presupposto però che Donnarumma e Calhanoglu ci potevi fare poco. Se conti anche Donnarumma e Calhanoglu, chiaramente sono due perdite importanti, però, mi ripeto, per me non hanno troppe colpe. Vado io, raga. Allora, a me il mercato del Milan è piaciuto soprattutto perché hai reso più profonda la rosa, cosa vitale che si è notata l'anno scorso, dove hanno avuto tutte le sfighe degli infortuni. Quindi, con una rosa molto più lunga per le coppe, è un'ottima cosa. Io sul discorso da Donnarumma, tanto tanto lo posso capire. Calhanoglu, come l'hai perso? Con chi l'hai perso? E in che cifra l'hai perso? Perché alla fine per 1 milione in più è andato all'Inter. Secondo me lì il movimento non è stato dei migliori. E poi Messias è un ottimo giocatore, però non è il giocatore secondo me che serviva sulla tre quarti. Poi il Milan secondo me ha fatto un altro tipo di movimento e poi anche la cosa di prendere Adli e parcheggiarlo un altro anno l'ho capita fino a un certo punto. E io avrei preso molto di più, sinceramente, Romain Favre del Brest, cioè io ci avrei fatto un pochino più lo sforzo. O anche lo stesso Zaccagni, sinceramente, lo vedevo meglio di Messias. Quindi, secondo me, il Milan un pochino più di più poteva farlo sulla tre quarti. Per il resto, anche Pellegrini mi piace come colpo. Florenzi mi piace tantissimo, perché secondo me alla fine andrà a far panchinare o Saelemaekers o Calabria, se è a posto fisicamente, perché è un ottimo giocatore Florenzi. Quindi, se dovessi dare un voto, io darei un 7. Perché comunque ha perso due giocatori importanti, però si è mossa molto bene, ha reso più profonda la rosa, per me è un bel 7. Ci sta, direi che ci sta, secondo me, tra 6 e 7, non di più. Perché alla fine, rispetto a Juve Inter, non aveva quei problemi di liquidità, banalmente. Non aveva quelle condizioni pregresse che la mettevano in difficoltà. E alla fine la rosa non è più forte. Su No. Donnarumma probabilmente potevi fare poco, è stato fatto quello che potevano. Calhanoglu non lo so, non sono molto convinto dall'operazione, come è stato lasciato andare, però bene o male non si può dire che a un brutto mercato abbiano fatto colpi sbagliati. Io tengo in panchina per il Milan Danilo perché lo faccio scatenare direttamente sul grandissimo mercato del Napoli, Anche pieno di noi, acquisti. tristezza. Tanti giocatori presi. Vabbè, ma paghi la merda che hai fatto negli ultimi 3 anni in campo e a livello di rinnovo di contratti, perché il Napoli c'ha veramente la merda come riserva, però con contratti milionari teniamo il terzo monte ingaggi della Serie A praticamente. E Napoli non si capisce come fa i rinnovi di contratti, perché Gullam ha avuto un rinnovo di 5 anni dopo essersi spaccato il crociato. 3 milioni e 2. No, 2 e qualcosa, via. Piglia 2 e 2. Sicuro? Sicuro? Io so che piglia 4 lordi. Sarà, Sarà 2 non lo mesi, so, 2 secondo me farai 3 e 3 mesi. milioni. Ma Io ti no, dico, 3 secondo milioni me Napoli nel 2018 non li dava proprio a nessuno. Cioè li dava Insigne. Koulibaly ha aspettato una carriera per pigliare 6 milioni. Cioè non puoi pensare a giugno di cercare 40 terzini sinistri pensando di vendere Mario Rui che è rinnovato fino al 2026 con 2 milioni, più di 2 milioni di stipendio per fare una specie di favore a Giuffredi che poi però non ti ha portato nessuno praticamente, che non ti ha portato avere tu e non ti sta portando nessun altro. Anzi, ti odia solamente e ti fa solo interviste contro. A centrocampo, cioè, ma poi il problema del Napoli per me è che non hai soldi per comprare nessuno, però si intestardisce su giocatori che hanno o che costano tanto e che non ti danno in prestito, o che se ti danno in prestito costa tantissimo l'ingaggio, perché non puoi stare 3 mesi dietro Emerson se non c'hai un euro che piglia 4 milioni. Perché alla fine Emerson si è andato in prestito secco all'Olympic Lione perché l'Olympic Lione gli ha pagato tutto l'ingaggio, non è che se n'è andato perché non voleva venire o per qualcosa. Cioè non puoi stare 3 mesi dietro, non puoi stare 3 mesi dietro Berghe dello Sheffield pensando che te lo danno in prestito con diritto di riscatto, perché non è neanche Anguissa che praticamente quando Fulham retrocede se ne va ogni volta in prestito perché non ci vuole giocare in Championship, e non puoi pensare neanche di andare dal Mönchengladbach a chiedere Zaccaria in prestito che devi rinnovare il contratto perché scade.
Cioè, se devi fare il mercato a costo zero, prendi una scommessa o un giocatore che sai che puoi prendere facilmente, non vai dietro a queste cose assurde che al 90% non funzionano e devi stare 3 mesi dietro. Poi Juan Jesus, mi fa piacere che è arrivato, perché almeno è qualcuno che è stato in spogliatoi importanti. E basta, che non abbiamo preso nessun altro, sì, non è nessun acquisto. Io spero non faccia neanche, spero non faccia neanche la prima riserva. Ho già fatto pure la storia polemica contro non si sa chi. Cioè, è proprio il prototipo del giocatore che nessuno vuole in squadra. Uno che gioca, cioè, gioca a calcio per prendere i soldi, però se ne fotte. Anguissa. No, Anguissa non è un fenomeno. Un 23enne è fenomeno, Anguissa. A centrocampo nessuno ci... Mi sentite? Sì. Anguissa è un giovane fenomeno. In mezzo al campo nessuno ci ruba palla, praticamente. Non la passa nessuno, ma nessuno ci ruba palla. Qua la bacca su. Dai, passiamo alla Roma a 30 secondi perché la nazionale è finita, quindi mai esatto. Ho detto la Roma. Tra l'altro, grandissimo risultato abbiamo fatto. Abbiamo vinto, non lo sei, no, con la Bulgaria. Ma sulla Bulgaria è forte, ha fatto la semifinale dei mondiali nel 94. Però parliamo di cose molto importanti, 35 risultati utili consecutivi, Sì, mica cazzi. Meno uno. Facciamo qual è? Direttamente a cannone sulla, con la Roma. Sì, la Roma, miracoloso Tiago Pinto che ha venduto praticamente tutti gli esuberi, quindi Lavorone in uscita, in entrata lascio parlare degli altri perché io magari sono un po' troppo critico, quindi vai cattivo. No, semplicemente ho sentito parlare benissimo. Dillo, sono d'accordo. Neanche a me piace, però comunque complimenti per i mercati in uscita, vanno fatti. In entrata, ok, ci stanno. Ma niente di eccezionale, secondo me. Allora, diciamolo che dovevano prendere Cragno a porta. Mi piace. Porta. Il problema è che si rompe spesso, però è tanta roba Cragno. No, che comunque si è fatto. Si è rotto una volta. Sei già fatto male di nuovo, adesso. Sì, muscolare. L'anno scorso frattura, però, la mano. Sì, certo. Secondo me la Roma ha fatto un bel mercato, però pensando che è una società praticamente nuovissima, che è vero che i Friedkin sono arrivati sotto Covid, però di solito il primo anno di mercato fai faville devastanti, sempre così. E sinceramente, considerando la Roma che aveva secondo me tante cose da migliorare, si è migliorato fino a un certo punto. Per me manca un difensore centrale, perché io giocare con Mancini, Smalling e Ibañez, ci gioca nulla. Kumbulla ci gioca loro, sì, come quarto. Secondo me manca almeno un centrale di livello. Shomurodov, secondo me è un ottimo colpo. Hai speso parecchio, però 18 milioni di euro sono tanti. Sono tanti. Abram, per me in Serie A può fare molta differenza, perché mi sembra il classico attaccante tipo Osimhen, cioè quegli attaccanti che aprono le difese. No, è diverso, però è veloce, è longilineo, però tecnicamente è molto più forte. Sì, è più forte di testa, poi. Anche così manco corre dritto per ora, purtroppo. Sì. Quando ha spazio, Abram... Osimhen è migliorato un sacco, diciamo. No. Anche da settembre scorso è migliorato un sacco, Osimhen. No, certo, Osimhen secondo me è più forte, però Abram secondo me è un classico giocatore che può fare molto bene in Italia. Lui Patrizio è un buon portiere, quindi secondo me, considerando poi anche il lavoro che ha fatto con le cessioni, io darei un 7 più alla Roma. Sei e poi che darebbe 8? Manca un mediano, scusami un attimo, manca un altro, cioè accanto a Veretout non può giocare Vigliaro, non può giocare, come si chiama, Cristante, con tutto il bene che gli possono volere. Ecco, chi doveva andare alla Roma? Cop Miners doveva andare. Cioè, per esempio, l'ha preso l'Atalanta in condizioni perfette, doveva prenderlo a Roma. O Chaka andava bene, ma doveva prendere comunque un mediano in più. La Roma teneva 80 giocatori. Roma aveva una rosa da 50 giocatori. Sì. Che poi è una cosa di tutte le squadre, cioè sia di Roma che di Napoli che di Lazio, cioè hanno 80 giocatori in rosa. Però ragazzi, prendi un Shomurodov in meno e prendi un mediano in più. Però poi in attacco hanno sto Abram in punta. Però poi c'hai Shomurodov prima punta solo lui, Non so, però ragazzi, non fa male il centrocampista centrale, secondo me, l'attaccante in panchina. Ma anche il povero Majoral, c'è lì.
Infatti c'è anche Borca. C'è anche Borca. Borca buco preso l'anno scorso. L'anno prossimo non ci sta la Roma. Ah, ma per far la riserva, secondo me. Sì, ma ha fatto bene. Muro doveva fare il vice. Secondo me Majoral può giocare solo con la Salernitana. Poverino. Io sei, ma... No, non lui gioca con la Salernitana, con la Roma gioca solo la partita Roma-Salernitana. Ah, ok. Roma-Venezia. Ah. Vabbè, l'anno scorso ha fatto la tripletta a Crotone, quella siamo. Gran gol, tra l'altro, col Crotone, infatti. Beh, sì, però per fare la riserva neanche a me piace molto Majoral, però se ho 18 milioni da spendere non li mettevo. Cioè, io a quel punto però se devi pagare lo stipendio, dicevo... cioè facevo capire Real Madrid di mandarlo in Premier perché loro volevano mandarlo a Crystal Palace. Poi a Crystal Palace ha preso Edward. Non lo so il francese del Celtic, ex Celtic, un po' più forte. Andiamo visto che vedo Bonucci parlare, io scorro un po' le squadre. Salernitana, vogliamo dire veramente qualcosa? Terrificanti. È una squadra, no? Vabbè, hanno una sola parola. A me piace per il Fanta, raga. Mi piace per il Fanta. In Serie B, cioè, sarebbe promosso. Ecco. Dai, ci consiglio del Fanta, allora, dai. A parte Simi. Bonazzoli, gioca da solo. Koulibaly, Bonazzoli, Checreda, Ruggeri. Invece la sanità non si può vedere, anche che se poi devo vedere il mio giocatore al Fantacalcio in TV, devo vedermi la maglia della Salernitana nello stadio della Salernitana, è orribile. Io c'ho Bonazzoli, c'è un po' di campanilismo, però. Dai, Sampa ha sempre lo stesso problema, che fa tutto il 31. Cioè, ha preso 4 giocatori di cui 2. Dragosin quanti anni ha? 19? 2002. Ha preso 2 19enni, Cirvo, non so chi sia, il 31. Quindi penso che non vedono il campo prima di... No, ha preso 3 giocatori il 31, 3 su 4. No, 2 19enni. Ah sì, però 3 su 4 il 31, Caputo, Iattaren e Dragosin. Vabbè, ma Caputo lo mette in campo pure la prossima. No, certo, però fa strano che 3 su 4 il 31. Ah, però almeno hanno preso qualcuno, io pensavo che la Sampdoria arrivasse tipo 16esima. Sì, 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 si gioca insieme a Quagliarella. Secondo me, no, sì. Ma secondo voi ci stanno insieme? Mm-hmm. Anche secondo me. Ma con Gattaren dietro il titolare, perché ha messo centrocampista. Io, siccome non fa il titolare subito, ma subito no, però se esplode, sì, se esplode gioca. Io lo vedrei addirittura con Damsgaard messo tra le mezze ali e Gattaren messo trequartista con Caputo, Quagliarella e Parkour, 70 gol presi. Però non ha sostituito Yankto alla fine. Cioè, Yankto è andato al Getafe, si è fatto il suo TikTok che andava al Getafe, però non è stato sostituito. Ma c'è anche il mitico Totti, forse. Stai inviando Florentino a 15 milioni, poi tanta roba. Detto di no, è andato pure lui al Getafe. Il Getafe ha ucciso la Sampdoria a centrocampo. Non ha sostituito con nessuno. Cioè, a questo punto, io non capisco perché nessuna società di Serie A ha bloccato Ricci, che poi è andato a Frosinone. Boh. Deve esserci qualche storia con i procuratori. Sì, infatti. Questo a marzo stava in nazionale. Ma infatti la gente, secondo me è la gente che ha fatto qualche casino. Per forza. Che è allucinante. Abbiamo passato la nazionale svincolato in Serie B. Sassuolo ha fatto un mercato strano, posso dirlo. Però ne manca uno tra gli assisti. No, perché secondo me è molto interessante, però è da Football Manager. Cioè, nel senso, mi sembra classici due giocatori che per sostituire Locatelli non si sa se entrambi giocheranno titolari, e mi sembra classici giocatori che potrebbero metterci tante partite ad adattarsi alla Serie A. No, ma c'è già il sostituto di Locatelli. Massimo Lopez. Sì, però è diverso. Giocano Frattesi e Massimo Lopez, per forza. Sì, nessuno di quello, non so, mediano. Poi per carità puoi parlare, perché io Harry e Matteo Sorriga non li conosco. Esatto. No, però mi sembrano i giocatori classici da scommessa, che però è meglio far crescere accanto a un Locatelli, non subito al posto, no. Perché è vero, Frattesi però mi sembra perfetto per un 4-3, non mi sembra il classico giocatore che può scambiare un Locatelli. Bravo. Vabbè, però potrebbero anche cambiare il modulo di giocare, perché sì, no, infatti sicuramente, cioè giocherà. Io non l'ho seguito al precampionato del Sassuolo, quindi non ti so dire. Che almeno c'è una punta. 2-3 anni il Sassuolo finisce in B. Sì, anche secondo me. Dopo la morte di Spinzi si smobilitano, non gliene frega più una mazza. Ma tanto, allora, fanno quest'anno
Raspadori verrà venduto, due anni Scamacca verrà venduto, tre anni Frattesi verrà venduto e finisce male. Beh, buone notizie solo per i tifosi del Sassuolo. Quanta cazzo di gente ha comprato? La Spezia non, c'ha, non fa mercato i prossimi due anni, quindi diciamo che se retrocede quest'anno è finita lo Spezia. Diciamo Spezia retrocede, ma non fa mercato i prossimi, cioè le prossime due sessioni o i prossimi due sessioni, quattro sessioni. Quindi se retrocede quest'anno può andare benissimo in Serie C. Sì. E non hanno neanche preso l'allenatore. No, ma infatti è bellissimo l'allenatore. L'allenatore dello Spezia è un signore. Raga, però ci si diverte un casino il primo mese. Dura un mese, però 6-4 finiscono le partite. Io una cosa che non capisco è se non cioè, tu non puoi fare mercato perché devi mettere fuori rosa uno che comunque, se a me non piace, ha fatto 10 gol l'anno scorso in Serie A. E quello è inconcepibile. Vabbè, cioè, ha litigato, secondo me ha litigato con la società. Sì. Ma pure Arezzo. Secondo me, però non puoi fare mercato i prossimi due anni, quindi cioè, in qualche modo deve giocare questo. E non riesci neanche a prendere piccoli. Non riesci neanche a far tornare piccoli, tra l'altro. Vabbè, ma abbiamo preso Eddie Salcedo, che finalmente si può tifare perché non gioca più nel Verona. Salcedo, speriamo bene. Ma nai dal Barcellona, eh? Ah. Hanno una serie di punte che fanno tra i 4 e i 5 gol. Esatto. Ma raga, mi piace però sto Antist, che ne parlano bene. E sì. Colli. Colli è un bel giocatore. Kovalenko dall'Atalanta, che nessuno ha visto, però diciamo. Kovalenko l'ho preso a fantacalcio. Kovalenko è tanta roba. Sì, sì, ma quello tutti. È Jason Brass. Ma ha fatto più di un fantacalcio. Ne ho fatti tre e c'ho un fanta 8, un fanta 10, un fanta 14. A me piace. Allora, palesemente lo Spezia ha preso tre punte per vedere se uno era forte. Ho preso Artist, ho preso Colle e in un altro fanta ho preso Verde. Quindi ho preso due o tre praticamente. Io ho preso la Callone Cubano. Callone, Buxa ha preso, non è cubano. Cubano non ha avuto il coraggio. Dai, vai al Toro, Axel. Tanto lo Spezia. Passiamo al Toro. Bel mercato il Toro, secondo me. Ma per me il Toro grande mercato. Il problema è sempre che se l'ha svegliato, il Toro si è mosso. Si è mosso alla grande il Toro. Sì, sì. Giocherà Berisha titolare, spero. Non Savic, non può giocare. No, a no, gioca, almeno fino all'ottava gioca Milinkovic. Sì, 4-5 partite poi questo gioca perché ha tirato una punizione in carriera, lo sapete, vero? Sì, in Coppa Italia. Esatto. Coppa Italia. Coppa Italia. Il mio unico dubbio è se gioca Pobega, perché secondo me se gioca Pobega c'hanno pure 7 gol a centrocampo. Pobega gioca in mediana. Se gioca Pobega giocherà in mediana. Non gioca in mediana. Uno spreco. Senza Pobega, contando che piazza non c'è, cioè, ma lui gioca con i due croati. Lui gioca con i due croati sicuro, secondo me. Lui gioca a piazza. Non so quanto gioca se si infortuna a piazza. Sì, se gioca dietro il punto Pobega può fare tanti gol, secondo me. Perché se non gioca a piazza e c'hanno solo Brecalo e Belotti, c'hanno un giocatore che fa 10 gol. No, beh, Pobega, Brecalo, Belotti puoi giocare. 3-4-2-1. C'è anche Zazza. No, il mio unico dubbio è se gioca Pobega perché ha fatto la sfuriata in conferenza, sì, palesemente, per pigliare 4 giocatori in più. Sì, ma infatti gli ha tirato il culo e sono preso tutti. Però cioè, lui alla fine si è andato al Verona per non avere più questo fatto di che dei giocatori in prestito e per cambiarli. Quindi. Però se te arrivi al Toro vedendo il Toro degli ultimi anni e è vero che vai a prendere 2 milioni di euro l'anno, quindi sembra che cambia comunque tanto anche le dinamiche, però allo stesso tempo è chiaro che se ti capisci che è un presidente così tanto, tra virgolette, non bellissima persona che fa certe campagne acquisti, non ti puoi aspettare che dalla mattina alla sera cambi tutto. Beh, però non è che non ha preso mai nessuno il Torino, eh. Cioè, no, ha preso male negli ultimi anni. Ha preso male, però ha preso. Sì, ha speso 25 milioni per Verdi, 15 milioni per Zazza e 15 milioni per Niang. Anche per il Torino possiamo fare il discorso che abbiamo fatto prima sulla Fiorentina, che forse è il miglior acquisto in assoluto di nuovo l'allenatore. Sì, yes, concordo. Sicuramente. Secondo me è Pratt. Infatti, secondo me sono ottava e nona. Anche bel colpo. Secondo me sono ottava e nona. Anche secondo me sono ottava e nona, la Sampdoria decima. Secondo me. Ci sta. Il problema è che, sì, secondo me, Milinkovic ci toglie pure 6 punti. Non si fa il portiere titolare. Prima o poi andrà in panchina. A poco. Sottolineare che hanno venduto Liliana Segre al Perugia. Bene, passiamo all'Udinese. Vi chiedo se conoscete qualcuno dei giocatori a parte i due portieri che ha comprato. Sì, il più forte del campionato, io non lo conosco, però è un giovane fenomeno.
Samardzic è palesemente un fenomeno e l'anno prossimo l'ho preso al Fanta. Per carità. Ma un Fanta solo, tutti quanti? Ma chi è questo? Ma hai preso tutta questa gente a uno, poi hai preso due attaccanti, sì, a 400, per forza. Sì, 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 ho preso in uno, in uno Lautaro, in uno... Oh, chi cazzo ho preso adesso? Non mi ricordo neanche. Però le merde me le ricordo tutte, i giocatori a uno... Allora, io vedo, non so chi sia... Però deve essere forte per forza. Udoghi è forte. Io non so chi Udoghi. Sì, l'hai preso a fantacalcio con Stieg Larsen. Sicuramente, si è visto la prima giornata. Hai preso tutti quelli che hanno giocato che stavano a uno. Ah, Beto, io non so chi sia, però deve essere forte per forza. Perché hanno speso un sacco di soldi per una punta. E allora per forza è forte. Perché l'Udinese non spende mai niente per nessuno. Perez. Perez è una pip. Anche secondo me è un pippone. Ah, no. Non butterà mai, secondo me. Ma secondo me l'Udinese farà sempre lo stesso campionato in cui si difende. Le punte non segneranno, a meno che Beto non inizi a fare 10 gol dal nulla. Beto inizia a giocare alla sesta giornata. E ma non ho preso Beto un calcio, perché non mi convince. No, Beto infatti lo prendo io, perché mi convince. Ma che non torni a giocare di Natale? Io in tutto questo vorrei sottolineare una cosa: Scuffet, Apoel Nicosia, uno che doveva andare alla questa vi posso illuminare su questa storia. Vai. L'ho conosciuto Scuffet di persona, è fidanzato con una ragazza della mia città. Ci ho giocato a pallavolo insieme. L'offerta dell'Atletico Madrid non è mai esistita. L'offerta dell'Atletico era andare da loro e poi andare in prestito in seconda liga con uno stipendio normalissimo. Per cui i genitori gli hanno detto: finisci la scuola, resta all'Udinese, resta qui. L'Atletico non gli ha mai offerto 6 milioni di euro, come è stato inventato, era una fantasia. Lui ha detto: non è che sono un coglione che rifiuto tutti quei soldi per finire superiore, non sono un deficiente. Se era più bella la storia milioni, così, però. Ti stai rovinando un bellissimo film. Sì, a me stai rovinando tante cose, potevi fermarti subito. Io l'avevo completamente rimosso, onestamente. No, cioè, io me lo ricordo, era 2016, il momento poi, meraviglioso. Diciamo che questo è l'anno del tubo Pereira. Palesemente. No, fa più con Samardzic, secondo me. Per me Samardzic proprio non giocherà mai, tipo. No, giocherà, no, giocherà. C'è troppo hype. Gioca. Troppo hype. Ragazzi, ma quanta gente ha comprato il Venezia? Sto guardando la lista successiva. Esatto. Ma io di questa lista conosco solo Ampadu, però sono molto in hype per quelli dell'MLS. Raga, ho preso anch'io. Io ho preso roba anche da qui, Vediamo se è arrivato. Ma devi dirmi che hai preso Busio. Hai preso Busio? Sì, sì, sì. Hanno preso anche il plurale di Tefai. Dal Pia del Tefai. Ho preso anche Dor Perez, centrocampista israeliano. Mercato interessante. Vedete, a me attira. A me in Venezia sembra una squadra Football Manager in versione al quadrato. Cioè, a cazzo, non puoi mercato comprare. Interessante, i giocatori che non conosco, però sicuramente un sacco di hype per quelli dell'MLS americano. Okay, anche lì, io pensavo fosse nero prima di dirlo in faccia, onestamente. Ok, Rec è forte. Ma raga, però forte. Thomas Herrery preso dall'Öven per fare il titolare mi sembra una follia. Però... Calma, calma. Perché Amons, ma che cosa cazzo stiamo parlando? Tesman, Neg? Shrek? Neg? Oh. E voi c'è della gente che non fa due, il famoso solo per i che sembra solo una marca di latte. Secondo me Ampadu è un po' come hanno fatto un acquisto con la marca di latte, tipo ti do Schneck e ti prendo. Io Ampadu non lo vedo giocare da almeno 3 anni, penso. Io dal Galles io Italia Galles l'ho vista, ma ce l'ho vista così, era accesa la tele. Beh, alla fine comunque hanno preso 14 giocatori, metti che 2 esplodono, 3 esplodono, magari ci cacciano anche qualcosa. Visto che hanno preso un italiano, proprio la mossa Spezia con le punte. Finiamo in bruttezza. No, non, Verona non lo considereremo neanche, dai. No, per me è una cosa bellissima questo mercato del Verona. Per me Caprari di Francesco è una cosa fantastica, vuol dire veramente Verona che se non suona di Francesco e di Francesco... continua col 4-3 perché sembra che non faccia più il suo incredibile 4-3 per non farsi esonerare subito, potrebbero andare anche in Serie B.
Sì, può esserci il miracolo finalmente. Non vedo l'ora che Setti va in B. Scusatemi. No, perché comunque, a parte che Di Francesco non mi sembra che abbia iniziato l'anno facendo io faccio il 4-3 perché sono uno allenatore, semifinale di Champions con la Roma. No, fai il comprimario adesso ho capito che deve fare un po' se c'è, però... ha deciso che vuole rimanere in Serie A un altro po' di anni comunque. Cioè, ho capito, però se vieni a rimanere in Serie A con Simeone, Caprari e Kalinic non segnano neanche con le mani. No, ma loro puntano a rimanere in Serie A non con Simeone, Caprari e Kalinic, ma con lo Spezia che fa peggio, lasagna. Altro che fa peggio, non è che Onglà, loro puntano a fare il minimo indispensabile. 20 anni. Onglà sembra un bel giocatore, però. Beh, ragazzi, sembrava un passante preso e lanciato in Serie A. Io spero che vada in B. Poggiato. Anch'io spero che vada in B. Loro, l'Empoli e il Genoa. Anche perché Pedro non si mette tutte queste squadre in Serie A, diciamolo. Neanche la Liguria. Non ha fatto niente la Liguria per avere 3 squadre in Serie A. Tutti odiano giocare a Marassi. Okay, andiamo avanti. Beh, dai ragazzi, io farei la chiusura sul mercato dicendo solo che Zaccagni era il giocatore più importante del Verona, è stato sostituito con Caprari, quindi bellissimo. Direi che basta questo per commentare Verona. Meraviglioso. Che schifo Caprari, Simeone, mamma mia. Simeone, lasagna. A poi questo punto ci perdiamo, però fa schifo comunque. Direi che possiamo lanciarci nel quizzone, no? Sì, devo cambiare il nome. Apriamolo, abbiamo 5 squadre. Tensione. Vi vado in ordine io e metti un bel. Partiamo col Cagliari. Vi sento già carichi, quindi molto bene. Ma vi posso chiedere come funziona? C'è una domanda a turni, si fanno le domande? Marco, tu che lo sai, spiega tutto, intanto sistema i nomi. Allora, sostanzialmente dobbiamo scegliere una domanda dal tabellone con il prezzo. Se per esempio io in teoria ho la prima domanda, immagino. Se non so io la risposta, passa a Francesco. Se non sa Francesco, passa a Mattia e così via, finché qualcuno non indovina. Okay? Però comunque a turno dovremo scegliere una domanda e finché non si indovina non si va avanti. Okay, se non indovina nessuno? Prima o poi se non indovina nessuno andiamo avanti, però è improbabile. Dai. Comunque si è rotto Gosens. Si è fatto male con la Germania. È l'unico anno in cui non prendo pezzi della Fanta. Dai, ma io grave. Inizio io? Vai. Dico l'ultima cosa, ovviamente chi fa più punti vince la serata, chi vince la serata va in finale a rappresentare la propria squadra. Madonna. Detto questo, possiamo iniziare con Marco. Cos'è ospiti? Che non c'era. La categoria ospiti sono domande che riguardano le vostre 5 squadre. Ah, ok. Quindi posso partire io con ospiti da 400? Minchia! Avrei fatto 500, ma essendo uno dei padroni di casa, me lo fa lo sto. Partiamo così. Ah, ma pensavo che fossero. Ok, niente, non ho capito un cazzo. Ce n'è una allora per squadra. Sì, non sono stato molto sveglio. Quale record tieni in Napoli riguardante la Coppa Italia? Zero gol subiti in tutta la competizione. No, lo volevo dire anch'io, quindi adesso non dirò quello. Secondo me record di gol, fatti. No. Cosa resta? Record del 60. O maggior numero di giocatori schierati. Bellissimo, oh. Bellissimo. Bella, però. Bravo. Vittoria della Coppa Italia dalla Serie B. Si vede che c'è il tocco dell'esperto. L'unica squadra ad aver vinto la Coppa Italia dalla Serie B. Bastardo, vedi il napoletano che arriva subito. Ma io pensavo, mi ricordavo che era anni 70. Scusate, ma non l'ha fatto, non l'ha fatto l'Atalanta, perché ha fatto... No, l'Atalanta è no, ha fatto la finale però, L'Atalanta ha fatto la finale. Ma tanto è lo stesso anno, mi sa. Vale 100 punti, l'ho detto. No. No, mi spiace, no. E Francesco, vai, scegli. Allora, io faccio Champions 300 punti. Champions 300. Qual è stata la prima squadra a vincere la Coppa Campioni non chiamata Real Madrid?
Dovrebbe essere il Benfica. 300 punti facili facili per l'Inter. Bene, bene, bene. 1961 dopo le 5 di fila del Real di Di Stefano. Vai Mattia. Io vado Serie A da 300. Serie A 300. Tra le squadre attualmente non in Serie A, quali sono quelle con più presenza in massima serie? Quali hanno partecipato a più edizioni? E quante devo dirne? Sono due. Ah, due? Okay. Due, che cazzo c'è in Serie B? Cioè, non pensare solo alla B, eh. Sì. L'Inter aiuta, bellissimo. Ma sai che... Io due nomi ce li ho. Io anch'io ho due nomi. Non mi viene chi gioca in Serie B adesso. Se una ce l'ho. Oh. Vai, dacci la risposta. Non lo so, passo, non mi viene niente. Mm. C'ho proprio il gioco. Parma e Palermo. No. Bei nomi però, eh. Bei Alberto. Nomi. Gli tocca a me? Secondo me è Parma e Lecce. No. Marco? Io. Parma e Bari. Cazzo, Parma e Bari lo volevo dire. No. Io. Cazzo. Vai, Parma e Brescia. No. Vi do un indizio alla fine di ogni giro. Siamo molto a nord. Quasi dalle mie parti addirittura. Te dove e sei? Te dove io sei? Ah, ok, no, perché se no si vede l'informazione. Okay. Sarà Parma e Triestino. No. E vai Danilo. Molto a nord e molto a sud. Catania. No. No. Allora, pazzo. Cazzo. Alberto, tua. Allora, io vi dico sempre il Parma. Nell'altra... Messina. No. Io provo con Palermo e Provercelli. No. Parma e Livorno. È vero, però Livorno è dall'altra parte, cazzo. Però non sud, ti ho detto. No, vi dico che una delle due squadre, quella del sud, è stata detta. Beh, vabbè, allora... Quella del sud era sicura, quella del nord, infatti. Che... Non... Vai, Mattia. Quella del sud è stata detta, sarà... Per me è il Bari, quindi... Tengo... E del nord, se non è il Brescia, Provercelli. No. Palermo e Chievo. No. Ma aspetta, il Chievo ci sta. Ma c'è stato poco, dal 2001 il Chievo più che altro. No, io rimango sul Palermo. Posso dire 17 volte il Chievo. Infatti, meno. E le altre due, ci puoi dire il numero di partecipazioni di quelle che dobbiamo dire? 30. Oh, cazzo. 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 Cazzo c'è stato dentro. Non mi viene veramente niente. Provo Palermo e Alessandria. No. Vi posso dire che non è il Palermo. 29 volte il Palermo. Cazzo. Bari e... Allora, a chi tocca? No, tocca a me, tocca a me. Bari e... Oddio. Ma io... cazzo. Dico... Bari, no, però, no, porca puttana, no, salto, mi incazzo, mi viene a incazzare.
E altro indizio, una l'avete indovinata chiaramente, certo. L'altra diciamo che è famosa per un campione del mondo scomparso recentemente. No, vaffanculo. No, io non ce l'ho più. Vaffanculo. Bari e Vicenza. Vaffanculo. Bari e Vicenza. Chi l'ha detto? Mattia? 30 volte, sì. Certo. Comunque, no, Axel, non potevi dirlo il turno prima, bastardo? Potevi dirlo prima di me questo indizio? Ho finito il giro. E a chi tocca? Non l'avrei mai indovinato, Vicenza. Neanche io, non pensavo a Vicenza. A chi tocca? A me. Sì. Mercato 200. Mercato 200. Chi è il giocatore più costoso della Serie A secondo KPMG? Allora. Dybala. No. Vai Umberto. Per me è il giocatore più costoso della Serie A per KPMG, ma aggiornato ad oggi? Sì. Quelli che sono rimasti, i pochi rimasti. Sto pensando a quello, per me è delizio. Esatto. Guarda, volevo dire lui. Io avrei detto Lautaro. Ho detto Milinkovic dopo. Realmente io avrei detto De Ligt, Osimhen. Ci sta mancando. Lautaro. No, Lautaro costa più di Osimhen. Anch'io Lautaro, io pensavo Lautaro. Non avevo in mente De Ligt, ma è il nome giusto. E tocca di nuovo a Umberto. Dai, Umberto. Ok, io dico ospiti da 200. Ospiti da 200. Gigi Riva è il miglior marcatore nei campionati della storia del Cagliari con 164 reti. Chi è al secondo posto? Dio vuole. È da 200 questo, è da 2000 per Dio. Vediamo un attimo. Pensa perché è da 200. Io penso che la so. Io penso di saperlo. Allora, un attimo che ci guardatemi un attimo, che devo pensare che cazzo ci ha giocato al Cagliari. Mi vengono in mente solo pipponi incredibili, tipo la Rivei, ma non credo di so. Vabbè, questa è una cattiveria, sì, a parte la Rivei, forse 7 gol li ha fatti a terzo la Rivei. Io sto pregando perché ragazzi se sbaglio mi ammazzo. Dai, sbagliala che io la so secondo me, per favore. Non mi ammazzo più, non sono. Ma che intendete, cioè fino a tutti i campionati che ha giocato? Sì. I gol sono importanti. Serie A e Serie B. Ah, ok. Joao Pedro? No. No. Alla risposta. Dai, Marchino. Suazo. No. Dai, Suazo, 94 reti. Ma porco zio. Vabbè. Daniele Conti. Pensavi che fosse... No, Daniele Conti non ha fatto così tanto. Ma no, anzi. Tu l'ha segnato Suazo. Quanti anni ci ha giocato? Quanti anni ci ha giocato? Suazo ha giocato... Dal 99 al 2007. Dio Cristo. Che ne ha fatto 22 in un campionato di Serie A. Ma Axel, il terzo era Conti? No, il terzo è... Forse è Joao Pedro. E intanto Marco sceglie... Vado con... Tanto il Cagliari è andato via, per fortuna, vado con Serie A da 200. Serie A 200. Ma chi ha segnato il gol più veloce nella storia della Serie A? Che cazzo di nome è? Raffaele Ao, 6,76 secondi. Il migliore esterno del campionato. Sì. Quasi forte quanto Chiesa. E Francesco, dai, facciamo la pazzia. Mercato 500. Boia. Mercato 500. Chi è stato il giocatore con il valore di mercato più alto al momento del ritiro? Quello che è morto. Quando si è ritirato valeva. Aspetta però, domanda. Qualcuno che è morto mi ha i dati. La storia. Aspetta un attimo, i dati. Da quando vengono presi? Mi dissocio. Da sempre, ma cioè, cambia poco perché una volta parlavamo di valori infimi, quindi... Ok, quindi secondo me... Che stavo pensando. E fermi un attimo. Zidane. No? Quasi, no. Hai detto Zidane? Vuol dire quasi. Zidane. No, non ho capito. Zidane avevo detto. Ah, ho capito Ganz tre volte. Mi Zidane eravamo sui 6 milioni circa. E comunque il terzo miglior marcatore della storia del Cagliari è Giovanni Pisano. Raga, non so chi sia. 1935-1946. Neanche mio nonno era nato. Tocca a Mattia, quindi. Io dico... Boh, Van Basten. No. Avevo pensato anche a Van Basten, però era i valori bassi, quello è il problema.
se non era il primo. Io sto pensando quello che non si è ritirato in America. Bella stata. No, l'unico che mi viene che non si è ritirato in America, penso Raul. No. Era bello però Raul, però era grande, molto grande. Pure Zidane. No, però non era così vecchio Zidane. Avevo 6 anni quando si è ritirato. Che hai detto, Umberto? 34 anni aveva Zidane in ritiro, non era vecchio. Infatti, vabbè, 34. A chi tocca? Tocca a te. Scusate. Vediamo un po', chi può essere il giocatore più alto al ritiro, quindi non può essere un giocatore vecchio, perché chiaramente non valevano una sega, quindi deve essere un giocatore ritirato, sì, più o meno recentemente, circa. È difficilissimo. Porca Eva. Porca. La story ci stava comunque. Da figlio di puttana però story, posso dire. Sarà stato Henry. No. Cazzo però. Perché è andato in America Henry, o sbaglio? Sì, poi è tornato all'Arsenal. È vero, tornato... 2015. Vai. Marchino. Sì, non... Se qualcuno molto forte, ma no. Eto si è ritirato. Eto ha fatto anni di merda in giro per l'Europa, quello è il problema. È da 500 questo, vero? Deve essere anche un nome strano, ragazzi. Non lo so proprio. Io c'ho un nome. Mi è venuto in mente così a cazzo. Adesso forse. Io provo come è venuto un nome adesso perché è uno giovane. Cioè, si è ritirato abbastanza giovane, proprio con Philip Lahm. No, vi posso dire. No, aspetta, l'età. Finisci il giro. Secondo me giocava in Spagna. L'età, dimmi l'età. Finisci il giro. Chi è che ha chiamato il mercato da 500? Io, purtroppo. Potevi dirla l'età, però. Ok, allora sì. 29 anni. 29 anni. Tocca a me, quindi. Si è ritirato a 29 anni. Io l'ho capito. Allora. Sono due ritirati a 29 anni, ma uno l'ha già stato. Minala. Aspetta. Fatemi pensare, raga, fatemi pensare, che è molto importante. Posso dirvi che non è Drogba e non è Abate. No, ma non ci avevo pensato a Drogba. Drogba era vecchio. Tempo. No, me lo suggerivano dalla chat. No. Io ce l'ho. Cazzo, è quello che... secondo me ha giocato in Italia, però io non ci arriverò e questa cosa mi fa girare i coglioni. Io dico Rafa van der Vaart. No, se è triplato, secondo me costava 3 euro. Non ha mai Schürrle. Ah, porca 20 milioni. Fresca, fresca. Stiamo cagando da anni. 20 milioni. Transfer market di merda. Bella, questa è una questione. Bella domanda. Bella, bravo. Bella, sì. Tocca a me. Il conduttore. Vai. Ho avuto il coraggio a sceglierla, raga. Vado. Sì. Vecchie glorie da 400. Vecchie glorie 400. Vecchie glorie ignorato per ora. Diventa famoso in Italia con la maglia della Fiorentina, ma con che club è cresciuto in Argentina? River? No. Ti tocca. Guarda, io non lo so, però Boca mi sembra troppo facile, quindi... No, caro, vai Boca River, dai! Cioè, che cazzo è stronzo! Banfield? No. Umberto? Io non voglio dire una cagata, io ricordo che lui passò dal Boca a River, quindi dico Boca. Allora, posso dirvi che passò, effettivamente fece questo passaggio, ma lui è cresciuto in un altro club ancora. Ma quante cazzo di squadre ha fatto in Argentina sto uomo? Con le giovanili, al Boca ho giocato... Io al Boca ero convinto fosse il Boca, però da 400... Ma ha giocato solo le giovanili in quello, poi. No, ci hai esordito con quella maglia. Ho giovanili buone, il Racing di Avellaneda. No.
Vai, spara. Allora io la provo. Io dico la squadra che ha avuto il Papu Gomez, quindi l'Arsenal de Sarandì. No. Romantica questa. Siamo, abbiamo finito il giro? Sì. Io non l'ho detto. L'avevo detto. Vabbè. Vai. Tocca a me? Beh sì. No, no, tocca a te, Umberto, l'hai detto. No, no, il giro è chiamata Mattia, quindi... Ma è vero, è vero. Non, è, non, sono, non siamo nei 5. Io provo col Vélez. No. Come l'arrive, tra l'altro. Newell's Old Boys. Esatto, Newell's Old Boys. Questo come... sarebbe stato Bielsa. Non lui, ha fatto, lui ha fatto... arrivato all'87 il Newell's, fino all'89 ha giocato il Newell's, poi è andato al River... Un anno al River, un anno al Boca e poi è andato alla Fiorentina. Minchia. Mi fa anche incazzare perché io me lo ricordo Battistuta con la maglia rossonera. Ma poi la, la cosa bella è che Battistuta ha fatto lo stesso. Però ho detto Italia. Fiorentina, Roma, Inter, tre squadre anche in Italia. Tra l'altro vorrei sottolineare come abbiamo fatto un giro intero in cui indovinava quello dopo che ha fatto, rispetto a quello che ha fatto la domanda. Quindi, però sempre la Serie A 400, dai. Chi è il giocatore che ha segnato con più maglie diverse in Serie A? Credo di saperla. Anch'io. Speriamo. Io un nome ce l'ho. Anch'io c'ho un nome. Ce Speriamo però. Non mi torna mai questo. No, passa, non viene proprio niente. Vai, Roberto. Nick Piedecaldo Amoruso. Sì. Esatto. Ce n'è un altro. Vabbè, dagli il punto, nel senso. Questo vale il punto. Se mi dici anche l'altro, ti do doppio. L'altro, uno che ha giocato in una marea di squadre, fammi pensare. Bobo Vieri ha giocato in una marea di squadre, ma non così tante. Ma se lo dice qualcun altro, vale, prendi i punti anche l'altro? No. Cazzo. Spazio allora io dico Quagliarella. No, sono... Io avrei detto Borriello. E Borriello. Vabbè, l'avrei indovinata. Quando ho detto anch'io. Volevo dire Borriello. Borriello credo abbia giocato in 13. Sì, sì. L'unica squadra che non ha fatto gol è l'ultima, mi sa. Non mi ricordo, no, il Cagliari ha fatto gol. Ma il Cagliari ha fatto quasi... Alla SPAL! Alla SPAL! No, ha segnato che con la SPAL. Ha segnato che con la SPAL? All'esordio ha segnato con la SPAL. Ah, è vero, è vero. Controlleremo. E Umberto, tocca a te. Io dico, vediamo un po' cosa c'è qui. Champions da... Vediamo un attimo, punteggio, quanto stiamo a pareggiare. Da 200. Quante squadre olandesi hanno vinto la competizione? Sia Coppa Campioni che Champions. Ok. L'hanno vinta l'Ajax, quando c'era Cruyff. L'ha vinta il Feyenoord a fine anni 70. L'ha vinta il PSV Eindhoven e l'ha vinta basta, 3. Sì. Esatto. Io so tutte quelle di Umberto, quelle altre non le so. Sì, anch'io lo sapevo questa. Anch'io lo sapevo, cioè anch'io. Sì, sì, questa io, senza easy. Tu a Marco. Faccio vecchie glorie da 200. Intanto mi ha crashato Twitch. Atalanta. Con che squadra esordisce in Serie A Filippo Inzaghi? Atalanta. No. Cazzo. Comunque, raga, mi sono un attimo, arrivo. Dico io... Vicenza. No. Abbiamo perso Mattia, andiamo avanti. No, ma la so adesso. Cioè, penso che spostare in Serie B l'altro. Dobbiamo aspettare Mattia. Aspettiamo Mattia. Qualcuno racconti una barzelletta? No, vi vado a cercare in che squadra non ha giocato Borriello. Sai che sai dove forse ha giocato e non ha fatto gol al Como quando era in A? Il Como era in A? Al Treviso forse, ragazzi. Borriello giocava al Treviso. Ah, Treviso. Treviso. Una roba vecchissima, però. Io lo ricordo, sono anche una foto che non era mai a strisce bianco, penso russo. Allora... Sì, ha esordito col Milan, non ha segnato, ma ha segnato negli anni dopo. Sì, col Cagliari doppietta. Non ricordo, nel 2005. Beh. Sì, era giovane, aveva tipo... Si diceva che fosse dopato, ero convinto di questa cosa da bambino. Infatti poi si è scoperto dopato, Ecco. Sai che ne ha giocate 12, sai? Solo che poi si scoprì che era una crema vaginale di Belen che l'aveva fatto risultare così. 1, 2, 3, 4,
5. A me non funziona Twitch. Il Vagisil doping. So, più o meno. 6. Vabbè, Twitch non c'è, mi dispiace, volevo vederlo. Eccolo, basta. No, ha giocato, ha segnato con tutte le squadre con cui ha giocato. Tieni certo, una fake news. Mi spiace molto. Enorme fake news. E sottolineerò da juventino ovviamente i due con la Juve, tra cui il celebre gol di Boriel. Quello con Mattia è tornato. Ecco. Cambiato l'ordine, però vabbè, diciamo che era dopo Francesco comunque. Vai, vai. Vai Mattia. Mattia quando vuoi. Piacenza. Sì. No. Cazzo. No. 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 Che riflesso. Tocca allora l'alternativa. Vai, vai Danilo. 90. E da 200 comunque Piacenza. Treviso ha detto. No. Treviso. Tocca a me, giusto? Perché tocca Umberto. Tutto Umberto. No, scusa, pensavo avessi risposto Umberto. Allora, il Parma non era perché era Gilardino, il Piacenza non è, mi avete detto. L'Atalanta nemmeno. Dove cazzo ha giocato? Pensavo. Dio Madonna. Il Perugia non è, non c'entra una sega, il Verona non ci ha giocato. Ma non fare la rassegna con la voce, dopo ci parti in tutti questi. Sparo a cazzo, boh. Parma. Mi sai dire anche la partita? No. È Parma? È Parma. Parma e ti so dire che mi sai dire la partita, perché hai esordito contro l'Atalanta. No. Nel 1995. Con l'Atalanta, no, però... capocannoniere poi da giovane. Sì, 26 gol. 26 io gol. Scopro oggi che Inzaghi ha giocato al Parma. Anch'io. Convinto fosse Atalanta o faccio in B. Sono tocca a me. Ho incazzato. Tocca a me. Allora. Vai. Qua bisogna fare il colpo grosso al Drago Rosso, citando un film. Io quindi facciamo 500 Champions. Io mi ritiro già. Ok, qual è l'unica squadra che ha detenuto la Coppa Campioni o Champions League e la Coppa UEFA o Europa League nello stesso periodo di tempo? Ma in che senso, scusami? Bellissimo questo. C'è stata una squadra che era campione di entrambe, bellissimo, per coincidenza del calendario chiaramente, ha detenuto entrambe per un tot periodo di tempo. Ok, devo fare un attimo un recap mentale perché questa cosa è molto molto particolare. Ovviamente è con la Coppa UEFA e Coppa dei Campioni, chiaramente. Penso almeno. Allora. Ma io te la butto. Il Liverpool. No. Tocca a Mattia. Il Chelsea. Mi sai dire l'anno? Comunque non è da 500. 2013. No, esattamente, sì. Nel 2013. Dai che non è da 500, sei un pessimo conduttore. Ma in che, ma veramente sta cosa? Sì, prendiamo un po' la finale col Benfica vinta prima che si giocasse la finale di Champions. Sì, è gol di Ivanovic al 90esimo, Ivanovic di Drogba. Attraverso di mano. E chi tocca? Ma io non la sapevo sta cosa. Io sicuro sono quella da 500 non Mattia. Tocca Mattia. Tocca anche a me. Allora tentiamo la fuga definitiva. Serie A da 500. Uomo coraggioso. Chi è il giocatore più vecchio ad aver segnato una quaterna in Serie A? Quaterna e non 500. Lucarelli. No. Tocca a Danilo. Cluse. No. L'ha detto? Cluse. Non l'ha fatto. Secondo me il nome è strano, però vai, vai. Chi tocca? A te, Umberto. Te.
Vediamo un po', secondo me, Quaterna. Io mi ricordo un po' di giocatori che l'hanno fatto, ma vediamo un po', ci penso, è un nome strano, avete detto. Cioè, almeno secondo me. Zaghi. No. Io vado abbastanza sicuro, sicuramente faccio una figura di merda perché ho visto da poco il recap Diego Milito contro il Palermo, 4-4 tipo. No. Marco Parolo. Esattamente Marco Parolo. Guarda, l'ho scritto in chat. Pezzi di merda. Ero sicuro di Parolo, ero sicuro tutta la vita di Parolo. Milito fece gol quando aveva 31 anni, 4 gol. Non ma ricordo, con Palermo, che fece tripletta Miccoli. Sì, sì, 4-4. Ma sulla so, neve. Sulla neve. Pensavo che avesse già 43 no, anni. Marco Parolo, bellissimo. Marco Parolo. E tocca a Danilo. Ospiti 300. Ospiti 300. Quale nerazzurro è diventato il secondo capocannoniere della storia della Serie A con una media gol superiore al gol a partita? Nell'azzurro, quindi l'azzurro l'Inter. Sì, sì. Inter. Sì. L'Inter. Sì. Ronaldo. No. No. Umberto. Ma mi state riferendo che ha giocato nell'Inter questo tizio, giusto? Sì. Superiore al gol a partita. Potrebbe essere anche una cariatide qualsiasi che ha fatto due gol in una presenza e poi è sparito. È capocannoniere. Capocannoniere. Pazzini che va via a gennaio dopo Inter Palermo. ce l'ho. Vieri. Esatto, Bobo Vieri nel 2003, 24 e 23 partite. Io pensavo Angelillo Nayers. Anch'io Angelillo per idea. Sì, anche io andavo già anche ieri. Gli altri erano stati appunto Felice Borel con la Juve nel 33 sì. E Higuain, sì, sì. Chiaramente. Immobile quante partite fece? Immobile ne ha fatte 37. 37, sì. 37. Il merda. E non tocca a Umberto. Io dico, vai, facciamo i pazzi, facciamo Champions da 400. Quale paese detiene il record di vittorie consecutive e per quanti anni l'ha vinta? Ok, posso pensarci un attimo perché è un attimo difficile. Allora, sì, caduto. Allora, secondo me, vediamo un po', ricordando un po' di storia random così, il paese che ha vinto più volte consecutivamente è la Spagna e ha vinto nel 2014, nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018. No. Cioè, sì, ha vinto in quegli anni, ma non è quella che ne ha vinte di più. Cioè, non è la Spagna? No. Non è la Spagna. Assurdo, cioè, lo davo per scontato. Hai detto 5 anni, hai detto tu, Umberto? Sì. Secondo me anche il Real ne ha fatto 5 i primi anni. Sì, sì. Quindi una che ne ha fatto 6. Tocca a me, giusto? No, tocca a me. Ah. Secondo me è Olanda, tipo Ajax, PSV, Feyenoord. No, PSV negli anni 90. No. Nell'86. 90, nell'86. Allora, non potrebbe essere l'Inghilterra a cavallo degli anni 70 e inizio anni 80? Sì. E parte nel 74-75 e finisce nell'80-81? Sì, io non lo vedo. Le squadre? Ti so dire che c'è il Nottingham Forest, c'è il Liverpool e...
E ce n'è un'altra clamorosa. E c'è l'Aston Villa. Bravo. Perfetto. Perché c'è Brian Clough, 78, 79, 79, 80, c'è il Liverpool di prima e l'Aston Villa, sì. Sì, sì, sì. Chiaramente invece la Spagna ha fatto 5 volte, quelle 5 volte lì e le 5 del Real all'esordio. L'Olanda ha fatto 4. Sì, ha fatto 3-1, se non sbaglio. Sì. Siamo a... Feyenoord, mi sa. O PSV, non mi ricordo. PSV di Gullit, mi sa. PSV di Gullit, sì. PSV di Gullit. Forse. Marco? Vecchia gloria da 500. Minchia. Nel 2016, France Football ha stilato una lista di giocatori non europei che avrebbero vinto il pallone d'oro se il premio fosse stato aperto a tutti. Quanti ne avrebbe vinti Maradona? Posso dirti uno. Anche tutti? No. 3. No. Com'è? Sì. 2. 86-90. Perfetto, 86-90. Volete sapere quanti ne avrebbe vinti Pelé? 6. 7. 10. 10, la Madonna, 10. Gli altri qua, lungo importante è dell'Atalanta. Cazzo, bastardo atalantino. Cazzo, questo è pesantissimo. Pesantissima per la mia classifica in risalita. Questa è una botta psicologica devastante. Però tocca a te. Tocca a me. Io potrei fare il folle. Non so, però se fare il folle. Andiamo su. Mercato 400. Qual è la squadra che ha speso di più nella storia del calcio? Io. Credo la Salernitana. Allora, io ti dico che il Real Madrid. No. Troppo. Cazzo. Scontato. Mattia. Qua c'è da considerare l'inflazione. Ah, c'è... ah, no, aspetta, è con inflazione o senza inflazione? Senza. Infatti. Somma pura. Manchester City. No. Infatti. Danilo. Sì, in quel senso. La PSG. No. No. Umberto. Beh, allora me ne restano due da dire, sparo a casaccio, il Manchester United. No. Dimmi. Chelsea. Mi sai dire quanto? Circa. Secondo me 1,5 miliardi. 2,4 miliardi. No, 1,5 miliardi ha speso Manchester City. No, di più, il Chelsea come 2,3 miliardi, 2,4 miliardi. 2,5 miliardi. Ma infatti io dopo il Real dicevo il Chelsea. Il Real avevo pensato perché ha speso in varie epoche, però minchia. Chelsea, sì, veramente di questi 2,55 miliardi, 2,45 miliardi sono dal 2000 in poi. Con Abramovic. 2000 in poi in 20 anni, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Tocca a Danilo? No, tocca a Mattia. No, Mattia. Andiamo vecchie glorie da 300. Può anche non rispondere più, Mattia. Chi è stato il primo pallone d'oro non europeo? UEA 95. È corretto. Faccio il minuzioso. Mi sai dire quelli che lo sono stato... non ufficialmente perché erano oriundi. Sivori? Io sì, non so. Sivori, poi altri non me ne vengono. Questo è per Di giocare, Stefano. La risposta è giusta, UEA. Di Stefano. Però. Mi ricordo Sivori sicuro, poi sono caduto. Avete detto, Kempes, no, Kempes no, non l'ha vinto. No, perché non ero lì. Non lo so. Di Stefano, vero? Di Stefano. Ah, certo. È vero, Stefano Argentino ha vinto da spagnolo, è vero. E chiaramente Sivori l'ha vinto da spagnolo. Io non pensavo che UEA fosse stato il primo, pensavo che ci fosse stato qualcuno prima. È stato il primo anno, nel 95 proprio. Sì.
Tra l'altro Kempes è uno di quelli che rientrerebbe nella classifica di France Football, nel 78, nel 78 mondiale. Quindi tocca a Danilo. Bisogna fare il rimontone, no, bisogna fare il miracolo. Mercato 3. Qual è la squadra che ha incassato di più nella storia del calcio? Io secondo me è... ok, sì. Andiamo. Sono indeciso tra due. Benfica. No. Vai Umberto. La squadra è incassato di più nella storia del calcio. Io dico, considerando i giocatori che ha venduto, le cifre che ha preso, il Barcellona. No. Porto. No. La Juve. La Juve. 1,6 miliardi. Giuro, sicuro, brutte merde, con Zidane, Cannavaro, Thuram. Ah, capito, il PSG ha speso 222 milioni in una volta. Sì, lo so, anche volevo dire il Barcellona, ma che figo. Ma hai venduto anche Cruyff, Maradona e Ronaldo. Sì, ma stiamo facendo senza inflazione. Zidane da solo fa tanto, poi c'è tutto quel mercato dopo, del mercato 2006. Non sottovalutate il grande regno delle plusvalenzine, mi raccomando. Infatti io l'ho valutato di brutto. Beh, abbiamo dimenticato Cerri da solo dovrebbe essere in questa classifica al primo posto. Tocca a Umberto. Vabbè, togliamoci solo 500 ospiti, dai. No, non subito. È vitale. 500 ospiti all'Atalanta. Cioè. Fattibile, secondo me. Nella stagione 19-20 nessuno fece più gol dell'Atalanta. Quanti gol fecero gli Orobici? In campionato. In campionato. Ok. Secondo me fece... Guarda che si tira. 109 gol. No. Hai detto 109? Sì. Io... 99. No, 98. 98 gol con l'ultima senza gol. Esatto. 98 gol. E palle. 2000 punti secco, andiamo sotto. Cazzo, ma ricordo, perché non gli abbiamo fatto fare gol, non abbiamo fatto fare neanche il record all'ultima giornata. E abbiamo messo nel culo doppio. No, io ero sicuro che non fosse 100 di poco, ma pensavo 99. Quindi a questo punto abbiamo un duello a due. Anche se potrei raddoppiare punti a caso, ve lo dico io. Giusto. Corriamo. Marco? Minchia. Facciamo Serie A da 100. Ormai il mio obiettivo è vincere contro il Danilo. Chi è il giocatore che ha segnato più gol nella massima serie? Silvio Piola. Se mi dici quanti, ti lo raddoppio. 216. No. 294. Non pensavo 294. Mi dai 100 punti. Non pensavo 290. No. Però tocca a te. Questo va su. Io me la gioco sugli ospiti. Beh, tu in teoria, no? Ma no, no. Quanti finali di Coppa Campioni Champions League ha giocato il Milan? Ok, devo farci un attimo, Allora. Dovrebbe aver fatte 9. Cazzo. No. Ah, Mattia. Tocca, Mattia. Sì. 10. No. Danilo. 11. Sì. Io pensavo che ne aveste perso solo due col Marsiglia e col Benfica. Ah, oh, Marsiglia. Liverpool. Ah, Liverpool. Vero. No, ho pareggiato Marco. Due negli anni 90, no, una famosa e una negli anni 70, mi pare. Sì, quella con l'Ajax. No, non abbiamo perso la finale con l'Ajax, abbiamo vinta. Abbiamo perso negli anni 50 col Madrid, col Real. Ah, è vero, 56, 57, 57, sì. 58. La prima italiana a fare la finale. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. E poi ha fatto la Fiorentina anche la finale l'anno dopo. Dai, Danilo. No, tocca a Mattia. A Mattia. Ok, io vado su Champions. Champions. Chi è l'unico giocatore italiano ad aver segnato 4 gol in una partita di Champions League? Simone Inzaghi. Sempre lui, Simagone. Contro il Maribor nel 99.
Sono non te li dai matematicamente... tanto, no, lo so, però volevo dire perché sono punti pesantissimi. Tocca a Danilo. Tanto adesso. Mercato... Cioè, adesso qua, tocca, che può chiudere i giochi. Chi è il giocatore non europeo o sudamericano più costoso al mondo? Facciamo il meme, diciamo che sì. No, solo perché è scadenza. Vai Umberto. Ci ho messo un po' a capire la domanda. Il giocatore più costoso al mondo? Allora, sicuramente non sarà un giapponese, un australiano, sarà un giocatore africano. O Nord America. Ah, Gianluca Busi. Questo indizio. L'anno prossimo dopo il mio fanta che me lo fa vincere Busio. Vai. E sarà, vediamo un po', perché la finale mi sembra che costa Pulisic. No. Sono indeciso tra due, intento Salah. È troppo grande Salah. O no? Chiudi così i giochi, sarà 105 milioni. No, non posso perdere così di 200 punti di merda. Avresti detto Salah? Io avrei detto Son. Io pensavo Alfonso Davis. Mi sento in colpa. Allora. Tocca a Umberto, potrei sempre raddoppiarla, sì. Vediamo. Ok. Qual è stata la prima squadra europea di Ronaldo? Quanti gol fece quell'anno? Ah, più di 30. Sì. E fece 46 in 46 partite, mi sa. Che cazzo è? E quindi direi che... A 2000 punti! Ah. Abbiamo il nostro campione di serata. Sarà 39 anni, pensavo 31. No! Le famose Lombarde. Inter comunque Milan, posso dire una cosa, ragazzi? Succede quello che succede ogni anno in Champions. L'altra nerazzurra va avanti, è tristissima questa cosa, non può ripetersi anche qui. Milan in Europa League, come si prospetta dal girone? Cioè, raga, è tristissimo così, cioè, va bene nelle competizioni ufficiali, ma anche qui è triste. Io vorrei mandare un saluto a Michele Simeone, se possibile, un saluto a Michele Simeone che sta guardando sicuramente. Questi 100 punti in più per te. Che spazio Milan, spazio Inter avranno altre chance perché hanno vari partecipanti essendo... Sì, no, però era il nostro nome che è più importante di altri partecipanti. Siamo qui il primo giorno. È vero. Beh, puoi sempre, non so, fai fuori uno degli altri spazio Inter e giochi di nuovo te. È quasi qua. La prossima volta vi mandiamo Manolo, così... Manolo chiaramente rappresenterà Spazio Milan già da campione del primo episodio dei vince solo vecchie glorie perché c'era esatto ma veramente le fa tutte quelle vecchie Manolo. Ma sai che è stato secondo me hai fatto delle domande molto interessanti quelle sul mercato proprio bastardissime belle però sono andato a contarmi KPMG la Serie A è più difficile sai cosa secondo me l'unica cosa è stata che forse o su Serie A su vecchie glorie ce ne erano certe che per i punti che avevano era forse un po' troppo facile forse due. Vabbè, però stiamo qua a criticare, mamma mia. No, ma se no la risolvevo in maniera diversa, ho avuto anche culo, io. Cioè sono arrivato al pelo. Io avrei chiesto di andare a vedere. Io solo non so che cos'è KPMG. È una società di rendite contabili. Quello che mi ricordo solo il CS che tiene tipo Zinischia 80. Posso rifarmi con quello indovina il giocatore dalla carriera? Che... Certo, quello prima o poi faremo il torneo. Facciamolo, che è divertentissimo. Quello è il mio campo. Ma il bello è che io sono stato l'incostanza fatta persona. Sono partito malissimo e a un certo punto le ho infilate tutte. Ero... Io ho fatto tre domande impossibili e poi l'ho fatto cagare. Però purtroppo. Sì, ma... Ma sei l'unico dell'Atalanta? O abbiamo... Sì, Atalantini? È l'unico. Allora, sempre allora che Riccardo non decida di entrare come Atalantino. Sai cosa, Mattia? Te sei stato molto più costante, cioè l'hai giocata molto bene perché sei stato molto costante. E poi hai fatto tutti i punti pesanti, Hai preso tutte infilate. I gol. Ma chi è che mi ha indovinato quella del Chelsea in Champions? Io. Quella la è stata decisiva, effettivamente. La domanda tarocca. Oh, io non la sapevo, Europa League. Ma quella mi ha sconvolto perché io non sapevo il calendario che era così, quindi io là ho detto boh, che cazzo è? Io l'unica cosa che pensavo era che in un'epoca con Coppa UEFA e Coppa dei Campioni erano più incasinati, invece paradossalmente è successo 10 anni fa e meno. Quella cosa mi ha sconvolto.
quella cosa vabbè, ma tra l'altro questa cosa interessante quella cioè, io ricordo perché Benitez è la nostra allenatore. Fece diventare Torres l'unico giocatore della storia a detenere contemporaneamente l'Europeo, la Champions e l'Europa League. Vero. Vedi, quella è una domanda da 500. Bene, a questo punto direi che possiamo chiudere e saluto uno alla volta i miei ospiti, i miei concorrenti. Per ultimo, chiaramente, andremo da Mattia, il nostro campione. Quindi ciao Marco. Ah. Ciao a tutti e ciao Michele Simeone. Ciao Francesco. Ciao ragazzi, sono molto triste, adesso andrò a piangere nel mio appartamento, mi guardo un film romantico perché sennò io muoio, perché queste cose legate anche nelle competizioni così come la mia Inter è tristissimo. Però è stato bello, adesso vado ad asciugarmi la lacrima e bevo qualcosa perché sennò mi butto nello stato. Beh, a proposito di persone entusiaste poco e abbastanza depresse, Danilo ti aspettiamo chiaramente in casa Manolo perché ormai ti adora, quindi... Sì, ciao, vieni con noi, ma non mi ha invitato, lo rifacciamo la prossima settimana, ci divertiamo, facciamo depressi, bello. Ciao, buona serata ragazzi, grazie a tutti. Ciao. E Umberto, te ti aspetto invece per fare il duello Kin non Kin, ovviamente. Giusto. Bellissimo, perfetto, quando volete. E sì, quindi ora vediamo. Ciao ragazzi. Chiudiamo col campione, il primo qualificato alla finale per l'Atalanta, Mattia, detto Sergei. Vediamo in finale. Beh, no, buona serata a tutti. Ci vediamo. Dimmi. No, spiazze per Francesco. Ma poi su Simone Inzaghi non mi puoi azzeccare. Su Simone Inzaghi, dai. Vabbè, cioè, allenatore. Su Simone Inzaghi, Inzaghi è più fuori nella azzurra, è passato all'Atalanta. Bene, a questo punto ci vediamo domenica con il duello preannunciato e obbligatorio, Barella che sì. Ci vediamo. E martedì asta. Giovedì ci occupiamo del Power Ranking, oggi è uscito su Spotify. Ma infatti me l'ascolto il podcastino, sono curioso. Domani mentre passeggio e non so che cazzo fare, ascolto il podcast di The Game Press. Esatto, perché spoiler, il Milan è ottavo, chiaramente. Beh, spoiler. Certo, era giusto così. E detto questo, buona serata a tutti e grazie. Ai prossimi appuntamenti. Buona serata, ciao. Ragazzi. Ciao. Ciao amici.